Buongiorno a tutti e benvenuti. E grazie a chi viene come iscritto, grazie a chi viene come uditore, a chi viene per curiosità. La scuola diocesana in pratica, nonostante le vicissitudini del Covid, nonostante un paio di emergenze meteo, è arrivata alla 12ª lezione di stamani, che sarà sull'ambiente. Sull'ambiente in Calabria e sulle prospettive di sviluppo. È una lezione che abbiamo costruito insieme ad Unical, che come università già da più di un anno di solito ci dà molto supporto e una grande disponibilità, un'estrema amabilità, una puntualità, diciamo, di quelle veramente sorprendenti. E per questo ringrazio i relatori di oggi, che sono Marcello Giorgio, del Dipartimento di Sociologia, spero di non sbagliare, Scienze Umane, Scienze Politiche, Politiche Sociali, e il professor Giancarlo Stati, ordinario alla facoltà di Farmacia dell'Università di Cosenza. E la giornata l'abbiamo strutturata in questa maniera: in pratica c'è il sociologo che io immagino ci parlerà di ambiente, e l'ambiente non è soltanto aria, acqua, coste belle. L'ambiente è anche quello che ci accade tutti i giorni, sono i limiti che abbiamo, sono le infrastrutture che ci mancano, sono i paesi che si impoveriscono, la legalità che è discutibile, la giustizia che non mi pare veramente, come dire, risponda a criteri di salvaguardia cittadina e di un bene comune. E quindi abbiamo il pezzo del sociologo che ci aprirà orizzonti, suggestioni. Avremo il prezzo dello studioso, del tecnico, che ci dirà le suggestioni che l'argomento a lui ha creato. Loro si alterneranno più o meno fino alle 11.30, 12:15, dove faremo un caffè break. Poi ci sarà una testimonianza di un ricercatore che è in viaggio e che viene dall'Università di Magna Grecia, del Dipartimento di Medicina e Farmacia. E quindi la costruiamo così. Lui farà una testimonianza su quello che pensa dell'ambiente in questo nostro paese. Sto parlando di lui, è il dottor Enrico Iacino dell'Università Magna Grecia. Lui ci farà una testimonianza. E quindi la giornata va così. Vi anticipo che abbiamo già il materiale e le argomentazioni per la prossima lezione, che sarà la 13ª, che terremo sempre qui il 25 di febbraio. E poiché il nostro vescovo, a parte l'intuizione della scuola Rete, il giorno 4, come dire, ha organizzato una marcia della pace qui a Castro Viveri, che parte da Vittorio Veneto intorno alle 9:30-10 e si conclude entro le 12:30 a San Francesco, poiché ha organizzato questa giornata della pace, come direttore dell'ufficio ho pensato che, anziché fare l'incontro sulle istituzioni di febbraio, ho detto: ma tanto vale che diamo continuità a questa parentesi che abbiamo aperto sulla pace. E quindi il 25 di febbraio abbiamo già un titolo: è Costruire la pace in tempi di guerra. Sarà una lezione in pratica che vede due protagonisti, un tecnico che è un fisico nucleare esperto, credo che sia tra i 5 d'Italia esperti in materia di armi, in materia di trattati sulle armi e negli scenari apocalittici del nucleare. Questa cosa ci sembra doveroso farla, perché c'è questa guerra in Ucraina che potrebbe, come dire, la stiamo trascurando, la viviamo con indifferenza, ma non è per niente né neutra, e credo anche pericolosa, perché a parte le scelte umane, qui ci sono quelle cose che hanno detto in pochi. Uno di quelli che questa cosa aveva accennato era Gorbaciov, giusto per dire un vecchio, no? Che Papa Francesco, che praticamente parlano di quegli errori intempestivi che dentro gli apparati tecnici sono molto probabili che accadano. Tant'è che quando smantellarono i famosi CRUIS c'era una motivazione, che sti CRUIS ogni tanto partivano, arrivavano sulle lacce, sulle rampe, e tu in 5 minuti poi dovevi decidere se girare la chiave o no. Quindi c'è un rischio di implosione che sta già nella parte tecnica organizzativa. E quindi vogliamo fare appunto questo argomento, quindi verrà questa persona esperta e tecnica, e poi verrà un biblista teologo che ci parlerà di pace e non violenza, perché qualcuno dice che nel ventunesimo secolo ci sono due polarità: uno è il nucleare, l'apocalisse, e l'altro è la non violenza, l'unica arma che questa cosa la può attenuare. E quindi abbiamo pensato a questa lezione.
Abbiamo tutto l'anno programmato fino a novembre, poi avremo una lezione sul PNR, ve lo anticipo perché per chi di voi è la prima volta che viene, avremo il PNR, avremo un'altra volta quale politica in questo paese serva, non slogan da supermercati e nessun raggio, una politica vera che coinvolga l'umanità delle persone. Poi avremo alcuni incontri tu per tu con le istituzioni e parleremo di giustizia, ancora una volta, i poteri dello Stato e i poteri criminali, fondamentalmente è il programma fino a novembre. In tutto questo periodo col Vescovo decideremo che fare questa scuola che ha delle adesioni, ha degli interessi anche fuori da noi, e però per esempio su 25 iscritti dei ragazzi iscritti stamattina siamo in pochissimi. Quindi è il caso di rompere questa indifferenza. Io francamente vorrei continuare, mi pare una cosa che può servire anche al territorio. Stiamo chiedendo alleanze, avevamo invitato la Regione Calabria, proprio perché si parlava di ambiente, abbiamo la lettera di risposta, il Presidente non può venire perché aveva giustamente gli impegni istituzionali ai quali è tenuto, e però forse si poteva mandare un delegato, un esperto, diciamo. Questo è un discorso. L'altro discorso, stiamo scrivendo ai sindaci ormai da mesi, ogni volta che c'è una lezione mandiamo l'invito scritto. E purtroppo non vediamo nessuno. Noi stiamo tentando anche di costruire alleanze. E quindi, ripeto, gli unici alleati veramente che danno una mano e sono protagonisti sono persone di Unica, di qualche altra università. Su questa loro disponibilità ho proposto al Vescovo di fare il mio oggi sul gruppo di progettazione proprio queste persone, perché da questa parte della Calabria possono partire messaggi che sono di natura organizzativa, di natura politica, di giustizia, di cittadinanza, tutte quelle cose di cui abbiamo estremamente bisogno in un momento in cui qui cambia tutto, non si sa quella politica come va, non si sa che cosa accadrà legislativamente, l'autonomia che serve, che fa, che non va, i livelli minimi quali sono, da dove partiamo per farli, noi che non avevamo certe cose rispetto ad altri. E che cosa dobbiamo avere per metterci alla pace? Cioè, è un momento delicato che passa sulla nostra pelle. Io penso che ognuno di noi debba rompere questo circuito dell'indifferenza, e che proprio su quella parola arete, che significa virtù, deve costruire un pezzo di percorso che ci fa cittadini liberi, liberi alla cittadinanza, responsabili, che parliamo di bene comune e che viaggiamo insieme, perché credo che l'unica cosa che rompe gli isolamenti in cui ci troviamo e che è nella condizione di estrema debolezza. Scusate se l'ho fatta lunga, diamo la parola ai relatori, immagino che parte più il sociologo. Come? Forse il caso. Sì, perché così apri una parentesi e diventa ampio e poi il ministro di Stato mette la parte tecnica. Io la farei così, però sentitevi liberi. Come voi. A voi grazie. Il videoproiettore com'è? Credo che intanto, se siete d'accordo, comincio in maniera tale da non sprecare il tempo a nostra disposizione. Grazie ancora a Mimmo per l'invito. Non è la prima volta che mi capita di venire qua ed è sempre un piacere poter condividere un po' di tempo con voi e condividere soprattutto la ricerca che state facendo. E dico solo come ho pensato in premessa, come ho pensato di organizzare questa comunicazione e stabiliamo anche un accordo comunicativo tra di noi, nel senso che se vi accorgete che le cose vanno troppo per le lunghe, io mi fermo e passo subito la parola al mio collega e amico. Rispetto al tema di oggi, che ruota attorno alla questione ambientale, avrei pensato di fare riferimento sostanzialmente ad un autore che si chiama Bruno Latour. Quindi le cose che proverò a proporre stamattina sono rintracciabili nella produzione di questo sociologo che è molto di recente, è molto studiato, lui era un francese, molto studiato in America Latina, soprattutto da parte
di chi in America Latina si occupa di questioni ambientali. Perché il riferimento a questo autore? Perché mi pare che offra degli stimoli davvero interessanti per provare a ragionare sul nesso tra la questione ambientale e la questione sociale. E quindi gli spunti che questo autore ci fornisce mi sembra che possano aiutarci molto a rintracciare i fondamenti di una ecologia politica che possa alimentare la ricerca di una coscienza politica popolare e diffusa adatta ai cambiamenti a cui stiamo assistendo. Quindi, un punto di riferimento, mi pare che non abbiamo risolto la questione della... Va bene. Punto di riferimento è la produzione di questo sociologo, in particolare il testo che mi permetto di segnalare ha come titolo Tracciare la rotta. Tracciare la rotta. Quindi, prendendo come filo conduttore il contenuto di questo testo, la mia idea era quella di proporre stamattina una riflessione in tre momenti. E a ciascuno di questi tre momenti avrei pensato di dare un titoletto, per cui per il primo momento il titoletto sarebbe il seguente: la crisi economica e la crisi ambientale, l'aumento delle disuguaglianze su scala planetaria, la crisi migratoria, le guerre, come fenomeni interconnessi che stanno dentro un cambiamento di natura più generale che segna un vero e proprio passaggio d'epoca. Con riferimento a questi fenomeni, l'autore a cui stiamo facendo riferimento utilizza un'espressione che è così: le bussole dei moderni hanno smesso di funzionare. Il secondo passaggio, il secondo momento di questa riflessione ruota attorno all'impatto che queste crisi correlate hanno avuto nel corso degli ultimi anni sulle politiche pubbliche dei governi occidentali. E con riferimento a questo secondo punto l'idea sarebbe quella di presentare il trumpismo come fenomeno emblematico, perché indica la strada che non va presa, se l'idea è quella di provare a costruire un mondo più giusto e fraterno. Il terzo punto è prospettico, quindi la crisi, l'impatto della crisi sulle politiche. Allora noi che cosa possiamo fare? Qual è la strada che possiamo percorrere? La Tour ci invita, con riferimento a questo scenario, ci invita a toccare terra, ad atterrare, a disegnare nuove mappe. Nel momento in cui le mappe dei moderni hanno smesso di funzionare, si tratta di disegnare nuove mappe, di tracciare nuove rotte, di cambiare paradigma. Nella parte finale della comunicazione proverò a dire in che senso potremmo provare ad elaborare un paradigma nuovo. Allora, vado senz'altro al primo punto. Avvio anche il cronometro in maniera tale da non esagerare troppo con il tempo a disposizione. Quindi, dicevo, il primo punto ci aiuta ad intravedere la correlazione tra situazioni critiche che di per sé sembrerebbero individuare fenomeni distinti. Dicevo in premessa, per quest'autore la crisi economica e la crisi ambientale e l'aumento delle disuguaglianze su scala planetaria e poi anche la crisi migratoria e le guerre sono fenomeni correlati e stanno dentro un cambiamento di natura più generale che segna un vero e proprio passaggio d'epoca. Esiste un nesso tra i fenomeni citati. Il sistema economico attuale, il capitalismo attuale, il capitalismo finanziarizzato attuale è fondato sull'aumento continuo dei consumi e della crescita, sul peggioramento delle condizioni di lavoro, sull'aumento delle disuguaglianze di reddito e di ricchezza, e questo impianto vive una crisi profondissima ormai da diverso tempo a questa parte. C'è un sociologo, Gallino,
maggiori sociologi del secolo scorso, che individua una delle principali cause di questa crisi, della crisi del sistema capitalistico finanziarizzato, individua il fondamento di questa crisi in una contraddizione interna al capitalismo stesso. La contraddizione è questa: per un verso il cittadino è ridotto al consumatore, il consumatore viene spinto a consumare sempre di più, per altro verso viene reso sempre più povero. E questo autore si esprime così, dice: a partire dalla seconda metà degli anni 70, cito letteralmente il passaggio di un suo testo, il consumatore medio, l'impiegato, l'operaio, l'insegnante, l'infermiera, eccetera, non è diventato più povero per qualche misteriosa disfunzione dell'economia. È stato intenzionalmente impoverito da chi aveva il potere di farlo, al fine di trasferire ai profitti e alle rendite la maggior quota possibile dei redditi da lavoro. Si tratta della condizione di povertà relativa in cui versano milioni di lavoratori e che rappresenta un esito metodicamente perseguito dalle imprese e dai governi, una sorta di impazzimento del processo di accumulazione capitalistica. Quindi una povertà intenzionalmente prodotta. E per provare a quantificare questo processo, lo stesso autore cita un dato abbastanza impressionante. Il dato per cui nel periodo 76-2006, quindi siamo ancora alla vigilia della prima grande crisi che ha scosso il sistema capitalistico finanziarizzato, in quel trentennio si è registrato in tutti i paesi OCSE uno spostamento di risorse dai salari ai redditi in una misura pari al 10% della ricchezza totale prodotta. Impressionante. Impressionante. E tutto questo ha dato origine a disuguaglianze di reddito e di ricchezza inaudite. L'impoverimento dei lavoratori ha determinato la riduzione della domanda di beni e di conseguenza la contrazione progressiva delle vendite e della domanda di investimenti. È un po' come il cane che si morde la coda. Questa crisi, e questo ci interessa per il tipo di ricerca che vogliamo fare sul tema dell'ambiente, del nesso tra crisi ambientale, crisi economica, crisi ambientale e crisi sociale, e questa crisi ha determinato come reazione, già a partire dalla fine degli anni 70, il crollo del modello sociale europeo e ha innescato la crisi ambientale. Che cosa si intende per modello sociale europeo? Il modello sociale europeo è quello che ha segnato la storia dell'Occidente a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino a circa la metà degli anni 70. È il trentennio glorioso, sono gli anni in cui si ridefinisce il senso delle politiche pubbliche e ridefinisce nel senso di arricchire progressivamente il paniere dei diritti cosiddetti di cittadinanza. E in cui si fa strada una certa idea della sicurezza che non è quella attuale. Si fa strada un'idea della sicurezza per cui essa coincide con la possibilità garantita a tutti di esercitare pienamente i diritti di cittadinanza. È il contenuto dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione. Nel nostro paese questo ha significato sanità pubblica, ha significato istruzione per tutti, ha significato la possibilità di una espansione piena della persona. A partire da un certo momento in poi cambia il vento, gli stati intervengono nella crisi con politiche sottrattive, riducendo progressivamente le risorse destinate alla solidarietà istituzionalizzata per contenere il debito pubblico e individuando nella spesa sociale un costo non più sostenibile. Per Gallino, l'autore che citavo prima, si è trattato di un vero e proprio colpo di Stato generalizzato, organizzato
con la regia di banche e istituzioni finanziarie. La crisi del capitalismo ha innescato e aggravato la crisi ecologica. Per sopravvivere alla crisi produttiva da esso stesso provocata, il capitalismo, attraverso operazioni sofisticate di marketing, mette in campo strategie che sollecitano a consumare sempre di più. Queste strategie, come sapete meglio di me, prevedono l'obsolescenza programmata di beni venduti e consumati, il lancio continuo di nuovi prodotti che fanno apparire superati quelli precedenti. Dice un autore, la corruzione di bambini e adulti per mezzo di una pubblicità onnipervasiva. E questo rappresenta, come facilmente possiamo intuire, un problema politico oltre che economico, perché erode alla base la formazione del cittadino. Alla radice della crisi del modello sociale europeo, dunque, non c'è un esubero di spesa sociale, come alcune narrazioni hanno provato ad argomentare e continuano a sostenere, ma un modello di sviluppo basato sul consumo senza limiti e sullo sfruttamento dissennato delle risorse naturali. Tutto ciò senza tenere conto che le risorse che la Terra è in grado di mettere a disposizione non sono illimitate. Ne deriva una dissipazione irresponsabile di risorse e ne deriva il fatto che i danni inferti al clima e agli altri sistemi che sorreggono la vita stanno per raggiungere un punto oltre il quale i danni alle condizioni di esistenza e di gran parte dell'umanità potrebbero diventare irreversibili. Su queste questioni, la cui portata fa pensare ad un vero e proprio passaggio d'epoca, nel corso degli ultimi anni è intervenuto, come sappiamo, ripetutamente Papa Francesco, soprattutto con l'enciclica Laudato Si, su cui voi avete lavorato parecchio nel corso degli ultimi anni. E in questa enciclica viene proposto il paradigma dell'ecologia integrale, l'autore, Latour, a cui stiamo facendo riferimento stamattina, ha fatto proprio nel testo di cui stiamo provando a parlare. E l'ecologia integrale ci aiuta a riflettere sul nesso inscindibile tra questione ambientale e questione sociale, fra degrado ambientale e degrado sociale. Dall'enciclica affiora, in questo passaggio d'epoca in cui le mappe dei moderni hanno smesso di funzionare, emerge il tentativo di elaborare una nuova visione della realtà, della convivenza, del rapporto tra l'uomo e i sistemi naturali. In uno dei passaggi chiave della Laudato Si, il Papa afferma: oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Questione ambientale e questione sociale non possono essere più trattate come questioni scisse. L'una richiama inequivocabilmente l'altra. In una intervista recente, Latour dice così, commentando la Laudato Si, dice: collegando il grido della terra e il grido dei poveri, il Papa da un lato stabilisce un legame tra ecologia e ingiustizia e dall'altro, attenzione, questo è un passaggio interessantissimo, prende atto del fatto che la terra in qualche modo, potremmo dire, si emoziona, può agire e soffrire. Questo approccio cosmologico si fonda sul contributo delle nuove scienze della Terra, che comportano una nuova concezione dello spazio, della materia, e offrono una nuova prospettiva di analisi, non da fuori ma da dentro. La natura non è più pensabile come cornice inerte all'interno della quale si collocano le attività umane.
Al contrario, tutto è interconnesso. Nella stessa intervista di cui parlavo prima, Latour dice così: gli esseri che compongono la Terra, non soltanto gli esseri umani e non umani che compongono la Terra, hanno ciascuno il proprio potere di azione, in quanto hanno creato con i loro effetti involontari la minuscola superficie del pianeta dove risiedono tutti i viventi. E questa azione, che si estende per miliardi di anni, lo scopriamo ora bruscamente, provoca reazioni brutali alle nostre attività umane e in un lasso di tempo molto breve. La lunga storia della Terra e la breve storia delle società umane entrano in risonanza e in conflitto. È interessante. In altri termini, quello che mi pare che Latour voglia dire, poi magari ce lo confermerà più tardi il collega, quello che mi pare che lui voglia dire è che sono i viventi ad aver costruito le condizioni in cui essi stessi si trovano. Il sistema Terra, ovvero la zona critica definita dalla interazione dei viventi, non presentava di per sé condizioni particolarmente favorevoli all'evoluzione della vita. Il cambiamento è stato reso possibile dai viventi stessi che, interagendo, hanno creato queste condizioni. La Terra è vivente, dice Latour, nel senso che è tessuta dai viventi. Non è una semplice cornice che li contiene e in cui essi si muovono. E aggiunge in questa intervista che stavo citando, aggiunge Latour, cito: quando guardo il cielo sopra di me, la sua atmosfera, la sua composizione, la distribuzione dei gas, tutto questo è il risultato dell'azione dei viventi. Ora, alla luce di questo sfondo, occorre, in questo senso ci sollecita Latour, occorre toccare terra. Ah, ci siamo, ma questo però è... siete stati bravissimi. Dunque, dice Latour, bisogna toccare terra, cioè nel suo linguaggio questo vuol dire tornare ad una concezione che corrisponda all'esperienza di vivere sulla terra. Siamo viventi e mortali in mezzo a viventi e mortali che hanno costruito quel piccolo circolo molto limitato e molto confinato, la zona critica, dice lui, all'interno della quale la storia si è svolta per 4 miliardi e mezzo. La connessione tra il grido della terra e quello dei poveri fornisce strumenti nuovi per guardare il mondo. È un paradigma nuovo. All'interno di questo paradigma, e questo è un altro punto che mi pare interessante e su cui sarebbe interessante anche magari provare ad interagire dopo, ecco, rispetto a questo paradigma, la variabile fondamentale per Latour non è più il tempo, ma lo spazio. Non il tempo, ma lo spazio. In passato si pensava che il progresso economico, il progresso sociale, avrebbe consentito nel tempo di venire a capo delle disuguaglianze. Ora, dice lui, siamo passati nella dimensione dello spazio. La questione fondamentale è lo spazio, e questo spazio è ridotto, è fragile, è attivo, reagisce alle nostre azioni a tutta velocità. In un certo senso, questo ricodifica la questione della povertà e della disuguaglianza in un modo molto più forte, perché tutti siamo esposti in qualche modo all'esperienza di non avere più un suolo comune da condividere. Nel vissuto concreto delle persone più povere del pianeta,
Questa connessione tra degrado sociale e degrado ecologico è evidente, ma anche tutti gli altri siamo chiamati a fare i conti con le conseguenze di un ambiente che si degrada. Con questa differenza, dice Latour, il mondo è devastato per tutti, ma i ricchi hanno i mezzi per fuggire e nascondersi, sia pure temporaneamente, come Caino. L'espressione nuovo regime climatico indica questo insieme di fenomeni che sono legati al modo in cui le attività umane impattano nel sistema Terra, provocando la sua reazione. Di quest'ultima, i cambiamenti climatici sono l'indicatore più eloquente. Alla crisi dell'economia e all'impatto della crisi economica sul clima si connette la crisi migratoria. Di questione migrante si parla molto ultimamente, come sicuramente avete constatato anche voi. La questione migratoria ci aiuta molto a far esplodere l'affermazione su cui mi sono soffermato poco prima, cioè che oggi la variabile fondamentale non è il tempo ma lo spazio, in quanto lo spazio si riduce. La questione migratoria fa esplodere questa questione. La crisi migratoria è un fenomeno tragico che oggi colpisce una fetta importante della popolazione mondiale. Gli ultimi dati a nostra disposizione dicono che in questo momento, a livello planetario, una persona, un abitante del pianeta su 78 è migrante forzato. È una percentuale molto elevata delle migrazioni forzate, oggi è determinata dalle conseguenze della crisi ambientale. Al tempo stesso, c'è anche da dire, Latour questo lo dice con grande rispetto ma anche con grande chiarezza, dice che la crisi migratoria costituisce l'indicatore, il segno di una crisi universale. Tutti oggi ci ritroviamo di fronte ad una mancanza universale di spazio da condividere e di terra abitabile. La nuova universalità consiste in questo: sentire che il suolo sta venendo meno, nessuno ha più un tetto assicurato. Questo anche in termini, non solo in termini metaforici, ma anche in termini materiali. Circa un miliardo circa di abitanti del pianeta non ha un tetto sotto cui vivere nel momento in cui stiamo parlando. È come assistere ad una sorta di crisi migratoria generalizzata. Nel testo che citavo, Tracciare la rotta, Latour dice così: ai migranti venuti dall'esterno, che devono attraversare frontiere al prezzo di immense tragedie per lasciare i propri paesi, bisogna d'ora in poi aggiungere i migranti dall'interno, quelli che subiscono, restando sul posto, il dramma di vedersi abbandonati dai propri paesi. Ciò che rende la crisi migratoria così difficile da concettualizzare è il fatto di rappresentare il sintomo più o meno lacerante di una prova comune a tutti, la prova di ritrovarsi privati di una terra. Ne derivano due reazioni opposte: da una parte l'inquietudine, dall'altra la relativa indifferenza per la questione, a cui si accompagna la speranza che alla fine tutto in qualche modo si aggiusterà. Ora, questo scenario così complicato, così articolato, rispetto al quale è come se noi non avessimo più dei criteri interpretativi che ci sorreggono, in questo scenario noi siamo chiamati ad una ridefinizione radicale dell'impegno personale, collettivo, della politica stessa. In un altro passaggio del testo di cui vi sto proponendo la lettura, Latour dice: la questione oggi è quella di capire come ritessere bordi, involucri, protezioni, come affrontare simultaneamente la fine della globalizzazione, la crisi migratoria, la questione dei limiti posti alla sovranità degli stati che devono fare ormai i conti con i mutamenti climatici,
soprattutto capire come rassicurare chi non vede altra salvezza se non in un richiamo ad un'identità nazionale o etnica. Si tratta di capire come organizzare la vita collettiva attorno alla sfida di accompagnare milioni di stranieri nella ricerca di un suolo durevole. La questione politica consiste nel rassicurare e proteggere tutte le persone costrette a mettersi in cammino, sottraendole alla falsa protezione delle identità e delle frontiere blindate. Tema attualissimo oggi nel dibattito politico anche del nostro paese. E allora, rispetto a questo scenario, a queste sfide, a queste grandi domande, a cui rispetto alle quali non abbiamo risposte immediatamente proponibili, diventano necessari due movimenti. Due movimenti, dice Latour, che la modernizzazione ha reso contraddittori. Da un lato si tratta di imparare a radicarsi, cioè di capire come rimanere attaccati ad un luogo senza perdere di vista l'attenzione ad un orizzonte più complessivo. Questo era il primo punto che mi sembrava utile proporre per l'obiettivo che ci siamo dati per questo primo pezzo del lavoro, cioè capire in che senso situazioni critiche che sconvolgono oggi la vita collettiva sotto tutte le latitudini rappresentano situazioni critiche tra loro interrelate e chiamano alla ridefinizione del paradigma attraverso cui noi cerchiamo di guardare la realtà. Il secondo passaggio della riflessione di stamattina, rimaniamo sempre d'accordo che quando avete l'impressione che io stia abusando del tempo, fate qualsiasi gesto e io mi fermo immediatamente. Era solo il primo passaggio, quello di prima. Il secondo adesso consiste nel tentativo di capire in che senso questo grumo di situazioni critiche abbia impattato sulle politiche. E rispetto a questo, allora, la questione è quella di capire qual è la politica di cui non abbiamo bisogno e qual è invece la politica di cui abbiamo bisogno. Per dire qual è la politica di cui non abbiamo bisogno, Latour utilizza un'espressione che è trumpismo. Trumpismo viene da Trump. Ma il riferimento non è semplicemente a Trump in quanto tale, ma il riferimento è a Trump per quello che il trumpismo ha rappresentato e continua a rappresentare. A nessuno credo sia sfuggito quello che è accaduto in Brasile solo qualche giorno fa. Che cosa dice Latour rispetto a questo punto, il punto dell'impatto di questo grumo di situazioni critiche sulle politiche? Dice che nuovo regime climatico, crisi migratoria, aumento delle disuguaglianze su scala globale sono tre aspetti interconnessi del passaggio d'epoca che stiamo attraversando. Ora, in questa situazione è come se una parte importante dell'elite fosse arrivata alla conclusione che sulla Terra non ci sia più posto sufficiente per sé e per il resto dei suoi abitanti. Il suolo non basta per tutti. Ed è all'interno di questo frame, se lo si ritiene legittimo, potrebbe capitare che un ministro di uno Stato qualsiasi possa riferirsi ai migranti come carico residuale. Non capiterà, potrebbe capitare. Se questo è il modo di guardare la realtà, se diamo per scontato che la Terra non basta per tutti, e allora se la Terra non basta per tutti vuol dire che c'è una porzione di umanità che è sovrannumeraria, che è bene che non ci sia, no? Ma non capiterà mai, nessun ministro in uno Stato civile potrà mai dire che persone che
che attraversano il mare, magari in imbarcazioni provvisorie, rappresenti un carico residuale. Se dovesse capitare, preoccupiamoci. Allora, la conseguenza, allora, se le cose stanno così, l'idea di fondo del percorso storico della modernizzazione, quella per cui la prospettiva da inseguire poteva essere quella di un futuro di prosperità e uguaglianza per tutti, allora questa prospettiva non è più perseguibile, non è più questo l'orizzonte comune verso cui la storia può tendere. Ora, per Latour, fin dall'inizio degli anni Ottanta era già per molti chiaro che il modello dominante di sviluppo, basato sullo sfruttamento intensivo delle risorse, sulla massimizzazione del profitto, non fosse più sostenibile. La reazione delle élite intellettuali, economiche, politiche, è stata quella di negare il problema e di scaricare sui più fragili i costi del disastro in atto. La deregulation, lo smantellamento intenzionale dello Stato sociale, la criminalizzazione della solidarietà, come fenomeno attuale e diffuso, il negazionismo climatico attuale, l'aumento vertiginoso delle disuguaglianze negli ultimi 40 anni, che sono anni in cui si è registrata peraltro una produzione smisurata di ricchezza. E su questo poi magari dopo, se volete, possiamo anche ritornare. Ecco, questi sono tutti fenomeni correlati. Su questo punto Latour, nel testo Tracciare la rotta, condivide con noi dei passaggi agghiaccianti, però che ci aiutano a riflettere. Dice: le élite si sono talmente convinte che non ci sarebbe stata vita futura per tutti, che hanno deciso di sbarazzarsi il prima possibile di tutti i fardelli della solidarietà e la deregulation. Hanno deciso che bisognava costruire una sorta di fortezza dorata per una minoranza che avrebbe potuto cavarsela e l'esplosione delle disuguaglianze, e che per dissimulare il cieco egoismo di una simile fuga dal mondo comune bisognava negare in tutti i modi la minaccia che stava all'origine di questa pazza fuga e la negazione del mutamento climatico. Per riprendere la metafora derivata dal Titanic, le classi dirigenti hanno capito che il naufragio era certo, si sono impossessate delle scialuppe di salvataggio e hanno chiesto all'orchestra di continuare a suonare delle ninne nanne, e hanno approfittato del buio della notte per svignarsela prima che l'eccessiva inclinazione della nave mettesse in allarme le altre classi. Ecco, questa è la rappresentazione della situazione in cui ci troviamo di Latour. Siamo passeggeri di una imbarcazione che sta affondando, e mentre l'imbarcazione affonda, l'orchestra continua a suonare come una ninna nanna le note di un valzer. Questo è il quadro. Per le élite la terra non poteva più essere condivisa con il resto del mondo. Si tratta peraltro della convinzione condivisa dai firmatari dell'accordo di Parigi sul clima del 2015. Proprio in quel momento essi si rendono conto che non c'è un pianeta compatibile con i loro piani di sviluppo. Da qui si cominciano ad elaborare strategie difensive, di chiusura, di cui sono un esempio macroscopico le gated communities, le comunità chiuse. E questa reazione trascina quella uguale e contraria dei più fragili, strategie difensive, strategie di chiusura. La reazione degli uni trascina quella degli altri, poiché entrambi reagiscono ad una reazione ben più radicale, quella della Terra, che ha smesso di incassare i colpi e li restituisce sempre più violentemente. Non si comprende nulla della crescita impressionante delle disuguaglianze, né dell'ondata populista, né della crisi migratoria, se non si comprende che si tratta di tre risposte in fondo comprensibili, anche se inefficaci,
alla formidabile reazione di un suolo a ciò che la globalizzazione gli ha fatto subire. In questo scenario Trump diventa un caso emblematico. La sua presidenza rappresenta il primo caso di politiche pubbliche centrate sulla negazione sistematica del nuovo regime climatico e dei suoi effetti. Una data che segna una svolta importante da questo punto di vista è quella del 1° giugno 2017. È la data in cui Trump, penso di aver fatto un disastro, è la data in cui Trump si ritira dall'accordo di Parigi sul clima. Dice la Tour, questa scelta di Trump va a tutti gli effetti considerata come l'equivalente di una guerra mondiale, sebbene non dichiarata apertamente. Il Papa, lo fa il Papa, quando parla di guerra mondiale a pezzi, è l'unica autorità mondiale che si esprime in questi termini. La decisione di Trump, peraltro, rappresenta il compimento, sul piano sia politico che militare, di quanto 25 anni prima aveva anticipato prima Bush padre a Rio de Janeiro nel 92, quando affermò letteralmente che il nostro stile di vita non è negoziabile. The American way of life is to defend, va difeso, non è negoziabile. La terra non è per tutti, le risorse non sono per tutti. D'altra parte, un indicatore eloquente di questo processo è rappresentato dalle dinamiche di accumulazione della ricchezza prodotta. Studi ripetuti sulla distribuzione della povertà e della ricchezza nel mondo dicono che, ad esempio, nel 2014 24 grandi ricchi detenevano nelle proprie mani l'equivalente delle risorse possedute dai 3 miliardi e mezzo più poveri. La stessa ricerca, ripetuta dopo 4 anni, ha rivelato che la stessa quantità di ricchezza, cioè quella dei 3 miliardi e mezzo più poveri, non era più nelle mani di 24 super ricchi, ma nelle mani di 8 super ricchi. Non è vero che la ricchezza prodotta si redistribuisce, non esiste una mano invisibile del mercato che redistribuisce la ricchezza prodotta. Quello che i dati rivelano è che quanta più ricchezza si produce, tanto più essa tende a concentrarsi nelle mani di una elite sempre più ristretta. La scelta di Trump, prendo ancora qualche minuto, se non ci siamo già seccati, tira una linea di demarcazione netta con il resto del mondo. Una dichiarazione di guerra vera e propria, dice la Tour, ripete Papa Francesco quando dice che il sistema economico globalizzato e finanziarizzato è una macchina di morte. Dice così Papa Francesco, è una macchina di morte. E lo strumento, e questo ci interessa per il tipo di lavoro che stiamo facendo, lo strumento che Trump ha portato avanti, ha utilizzato per portare avanti la sua linea negazionista, è stato quello della pratica intenzionale della menzogna sistematica, attraverso campagne super finanziate di disinformazione. Quindi, l'esatto opposto di una politica orientata alla formazione di una coscienza politica diffusa, cioè di una politica che aiuti a capire. La gente comune, dice la Tour, che già aveva la tendenza a diffidare di tutto, è stata indotta al costo di miliardi di dollari investiti nella disinformazione a diffidare di un fatterello non da poco come il mutamento del clima. Ora, per avere una possibilità di uscirne in tempo, occorreva che la gente comune prendesse in fretta coscienza della gravità di questo fatto, così da spingere i politici ad agire prima che fosse troppo tardi. Il pubblico avrebbe potuto trovare un'uscita di emergenza, ma gli scettici del clima si sono messi di mezzo per impedirne l'accesso. È questo il crimine che si dovrà processare quando verrà il tempo del giudizio, dice la Tour.
Succede invece che il negazionismo climatico orienta l'intera politica del tempo presente. La conseguenza è che di fatto siamo ormai nel pieno di una guerra mondiale contro i più fragili del pianeta. Di fronte al disastro attuale, e qui l'importanza del lavoro che state facendo voi, l'importanza di una scuola che dedichi del tempo ad approfondire questi temi, dice Latour, di fronte al disastro attuale si tratta di sapere non come rimediare agli errori del pensiero, ma come condividere la stessa cultura, far fronte alle medesime sfide rispetto ad un paesaggio che può essere esplorato insieme. Si ripresenta qui, dice Latour, il solito vizio dell'epistemologia, che consiste nell'attribuire a deficit intellettuali ciò che è molto semplicemente un deficit di pratica comune. Per dirla in termini più semplici, si tratta di ritrovare le condizioni per portare avanti su questi temi una ricerca insieme, di mettere in comune le pratiche, di capire insieme come provare a ridefinire le condizioni di una convivenza sensata. Ora, rispetto a questo scenario, che è quello della ridefinizione di nuove mappe, il trumpismo rappresenta il vettore da tener presente, perché è l'ideal tipo della politica di cui non abbiamo bisogno. L'elezione di Trump, dice Latour, ha rappresentato la crisi radicale, se non proprio la fine, di una politica orientata verso un fine definito. Non è una politica post-verità, è una politica post-politica, cioè letteralmente senza oggetto, perché rifiuta il mondo che pretende di abitare. Da qui la necessità di un risveglio. Bisogna svegliarsi, altrimenti tutta la faccenda finirà in una tempesta di fuoco, che non è soltanto quella delle armi atomiche, minaccia non banale. C'è una guerra alle porte di casa, rispetto alla guerra noi non siamo spettatori, come dire, proprio neutrali, no. La necessità di un risveglio. Il trumpismo, e chiudo il secondo punto, definisce il primo governo totalmente orientato verso la questione ecologica, ma al contrario, in negativo, per rigetto, il che facilita l'avvistamento di una prospettiva nuova. Si tratta di mettersi sulle spalle di Trump per tracciare una linea che porta direttamente dove bisogna andare, cioè in una direzione esattamente contraria. Terzo punto e chiudo, e mi scuso in anticipo per il troppo tempo preso. In questa situazione in cui siamo un po' tutti dei naufraghi, un po' tutti esposti alla tragedia di non avere un suolo da condividere, si tratta di capire come possiamo disegnare nuove mappe, verso quale prospettiva possiamo andare. E allora si tratta di cambiare proprio paradigma, dice Latour, di passare dal paradigma produttivo al paradigma generativo, dalla libertà illimitata al paradigma della dipendenza. E su questo vado proprio velocemente. Allora, dicevamo in premessa, la riflessione di Latour parte dalla presa di coscienza che in questo passaggio d'epoca noi prendiamo coscienza che la natura non è contenitore inerte delle attività umane, ma c'è un gioco di azioni e retroazioni tra le attività umane e le reazioni della natura, che reagisce sferrando dei colpi sempre meno dominabili. Fino a non molto tempo fa si poteva ancora dire che gli umani erano sopra la terra o nella natura.
cultura che si trovavano nell'epoca moderna e che erano umani più o meno responsabili delle loro azioni. Era possibile distinguere una geografia fisica e una geografia umana, quasi si trattasse di due stati sovrapposti. Ma come dire, dove ci troviamo? Se questo sul o nel quale siamo collocati si mette a reagire alle nostre azioni, ci ricade addosso, ci cattura, ci domina, esige qualcosa e ci trascina nella sua corsa. Come distinguere la geografia fisica e la geografia umana? Si tratta, per l'autore a cui stiamo facendo riferimento, di atterrare, di toccare terra, di tracciare nuove rotte, di parlare un linguaggio comprensibile che favorisca la maturazione di una coscienza politica adeguata alle trasformazioni in atto, popolare e diffusa. Che cosa vuol dire toccare terra? E qui vado veramente verso la conclusione, direte voi, meno male. Toccare terra. Toccare terra vuol dire, potrebbe voler dire, innanzitutto cambiare radicalmente il modo di interpretare la realtà, prendendo consapevolezza della contraddizione irriducibile tra sistema produttivo e sistema generativo. Che cosa vogliono dire queste due espressioni? Vogliono dire questo, che la realtà può essere pensata come una grande macchina produttiva, come un grande sistema produttivo globalizzato. È l'approccio compatibile con il progetto della modernizzazione infinita, con l'idea che il progresso sia una prospettiva perseguibile per tutti in un tempo stabilito. Il principio guida di questo approccio è la libertà di produrre utilizzando gli elementi della natura come risorse disponibili in una forma illimitata. In questo paradigma l'uomo è al centro, la natura è il contenitore delle sue azioni, le risorse sono assunte come inesauribili, il futuro equivale ad uno sviluppo senza limiti del processo produttivo, sia in estensione spaziale, sia in estensione temporale. Questo paradigma, dice Latour, in questo momento, alla luce di tutto quello che sta accadendo, è come l'equivalente di una fuga nell'irrealtà. È una fuga nell'irrealtà. Non è possibile. La realtà può essere pensata come un sistema generativo. La realtà pensata come un sistema generativo ruota attorno, questo modo di guardare la realtà, ruota attorno ad un principio guida che è la dipendenza, la interconnessione. La vita dei viventi, umani e non umani, si dà e si riproduce in rapporto alla vita di altri esseri viventi. A fondamento della vita c'è la diversità delle forme di vite e la loro interconnessione. Tutto dipende da tutto. È l'economia del giardino della creazione. I due sistemi sono tra loro radicalmente alternativi e danno luogo a criteri interpretativi alternativi e a politiche alternative. Come ribaltare un sistema nell'altro? Come passare dal sistema produttivo al sistema generativo? Ci vogliono dei passaggi. Bisogna innanzitutto liberarsi dalla convinzione introiettata che l'uomo sia al centro della natura e che tutto il resto giri attorno. E ora, salto qualche passaggio, se no parte un'altra mezz'ora. E questa transizione dal sistema produttivo al sistema generativo è una contraddizione tra paradigmi alternativi. O si va in una direzione o si va nell'altra, ed è una questione di civiltà, non solo di economia. Per ribaltare un sistema nell'altro occorre imparare a disfarsi del regno dell'economizzazione, della religione secolare del mercato.
E bisogna rendersi conto, imparare a rendersi conto che il conflitto tra i due sistemi determina una situazione di guerra che è al tempo stesso dichiarata e latente. E il conflitto tra gli umani moderni che si percepiscono soli al centro dell'universo, in fuga verso il sogno di un progetto di sviluppo senza limiti, oppure il ripiegamento all'interno di un locale difensivo. Quindi da una parte costoro, dall'altra i terrestri che sanno di essere, di vivere in uno spazio limitato da condividere con altri terrestri, con altre creature. E questa guerra civile e morale lacera intimamente ciascuno di noi. E l'ultima parte del testo di Latour, Tracciare la rotta, si chiude con un riferimento ad un'esperienza. L'esperienza dei circoli di discussione, di alimentazione della coscienza politica. Nel testo Latour li chiama gli atelier. Cosa sono gli atelier? Sono luoghi di discussione in cui si prova attraverso delle mediazioni discorsive a favorire questo passaggio di paradigma, questa transizione da una visione del mondo all'altra, e si cerca di favorire la maturazione del paradigma che lui chiama generativo. E allora come funzionano questi circoli di discussione e di alimentazione della coscienza politica? Credo che funzionino un po' come questa scuola. E sono luoghi di discussione che partono da domande semplici. Su questo Latour insiste molto. Cioè, per favorire la maturazione di una coscienza politica nuova adatta alle trasformazioni in atto, occorre ritrovarsi, stabilire intenzionalmente legami, condividere domande e provare ad articolare una ricerca a partire dalle domande che ci partiamo appresso, attraverso pratiche comuni e attraverso l'utilizzo di un linguaggio semplice. E allora in questa prospettiva può essere utile partire da domande semplici. Che cosa ci permette di sopravvivere? Quali sono i nostri mezzi di sussistenza? Come sono minacciati tali mezzi di sussistenza? Che cosa siamo pronti a fare? Perché? Che cosa stiamo facendo per resistere? Si tratta di domande molto semplici, di sensibilizzazione e di orientamento, ma affrontarle collettivamente, senza cercare subito di sapere se bisogna costruire o meno centrali eoliche, se differenziare o no i propri rifiuti. Ecco, affrontare insieme queste domande ha effetti veramente terapeutici. In questi circoli di discussione, dice l'autore, avviene la condivisione collettiva delle descrizioni delle nostre condizioni di vita. È il primo passo verso un'articolazione politica. Questa è una scuola che si propone anche questo, di immaginare delle articolazioni politiche. Questo è il primo passo di un'articolazione politica per poter esprimere interessi comuni. Abbiamo organizzato questi circoli di discussione in moltissimi contesti, comuni, parrocchie, città, campagna. All'inizio, questo è interessante, all'inizio i partecipanti affermano di sopravvivere grazie a cose completamente astratte, ma alla terza o quarta ripetizione esse diventano cose concrete. Può essere una fattoria la cui acqua è inquinata perché accanto c'è un autolavaggio, o qualcuno che ha una malattia di cui non si conosce la causa e per la quale inizia una lunga indagine per scoprire se dipende dal cibo oppure no. Ogni volta che facciamo queste discussioni, dice Latour, constatiamo un effetto terapeutico, un effetto di conversione che permette di fare un passo in avanti. Si tratta anche di un lavoro che chiama in causa gli affetti, le emozioni, per cui si lavora anche con metodi artistici per riattivare le capacità di espressione di base che si sono atrofizzate. Pensiamo agli adolescenti e al rapporto che gli adolescenti hanno con la tecnologia di punta e alle retroazioni sulla dimensione psicoaffettiva ed emotiva che ha questo utilizzo compulsivo di alcuni strumenti ben noti.
Si lavora cercando di favorire la tessitura intenzionale di legami per ripristinare la capacità di ascolto reciproco, la capacità di muoversi nello spazio. Queste cose sono assolutamente elementari ma essenziali. L'obiettivo non è discutere sul dramma della situazione, non so cosa sarà di mio nipote tra 2 anni, ma di incarnare le nostre esistenze, per cui i partecipanti devono dire a se stessi: che cosa posso fare? Qui ed ora, nello spazio in cui sono concretamente radicato, nel mio condominio, nel mio quartiere, nella mia parrocchia, che cosa posso fare? Cosa posso mettere a disposizione? Cosa possiamo cercare di fare insieme? Quali pratiche comuni? In quali pratiche comuni siamo coinvolti? Quali pratiche comuni possiamo alimentare per generare il cambiamento? Dice l'autore, chiudo veramente, questi circoli di discussione, nella misura in cui si mettono in movimento e riescono a carburare, diventano dei laboratori di coscienza politica e, al tempo stesso, mi permetto di aggiungere, visto la sede in cui ci troviamo, di esercizi spirituali che funzionano come dispositivi di incarnazione nella realtà, di radicamento consapevole nella realtà. Radicarsi nel presente, in uno spazio da assumere come finito, non sono possibili vie di fuga. Siamo tutti sulla stessa barca e ci si salva solo insieme. Lo spazio, e non più soltanto il tempo, diventa l'orizzonte apocalittico. La decisione è adesso, proprio perché non c'è un altro spazio in cui ci si può immaginare di proiettarsi dopo, come se tutti gli atti di carità che non sono stati fatti nel presente si potranno fare nel futuro. Si tratta di un'idea molto semplice, dove di nuovo c'è la prospettiva offerta dalle scienze della Terra che definisce una visione del mondo all'interno della quale si pongono in modo nuovo anche le questioni della predicazione cristiana. Perdonatemi per l'abuso del tempo. Grazie. Grazie Giorgio per tutto quello che ci hai detto. Quando si partecipa ad un incontro, parlare dopo non è cosa buona, perché le persone, i relatori che ti hanno preceduto possono aver detto qualcosa che tu avevi pensato di dire nella tua, nel tuo discorrere. E invece questa volta parlare dopo mi è andata bene 2 volte. La prima perché nel frattempo hanno risolto il problema tecnico col computer e vi potrò manifestare le slide. La seconda perché, e questo è oltre che un ringraziamento, è un merito che va fatto a Mimmo Graziano, è perché ha scelto degli argomenti, ha assegnato più o meno degli argomenti a me, al collega Marcello, che in qualche modo evidentemente sono degli argomenti di tipo complementare. Ed infatti il collega ha fatto un'ottima trattazione dal mio punto di vista, perché ha creato quel quadro generale dentro cui muoversi, come è stato giustamente detto da Mimmo Graziano all'inizio, dentro cui muoversi in modo più tecnico, ovviamente, e cercare di radicarla in un contesto più specifico, un attimo più legato a quello che è la nostra realtà, anche la nostra realtà calabrese. La prima, il primo lancio che il collega ha fatto nei confronti di questa chiacchierata che andiamo a fare oggi è proprio il
come dire, il richiamo a quell'ecologia integrale che deriva dall'enciclica di Papa Francesco e che anch'io ho fatto mia proprio per dare, per avere un punto di partenza. Così come ha fatto il collega, io cercherò di muovermi in diversi ambiti che portano, diciamo, che cercano di toccare da un aspetto più generale ad un aspetto più specifico, invece più puntuale, vanno a toccare quelle che sono, come dire, le dinamiche che possono avvenire in ambito ambientale in base all'impatto che specie l'antropizzazione provoca in questo contesto. E proprio per questo, oltre alla mia, diciamo, attività accademica di cui ha parlato Mimmo, mi permetto di segnalare altre due attività in cui sono coinvolto e che mi fa piacere di segnalarvi, non per vanagloria, me ne guarderei bene da questo punto di vista, ma perché diventano importanti per quello che andremo a dire. La prima è la mia partecipazione ad una cattedra UNESCO che è a sede presso l'Università di Salerno. Come sapete, l'UNESCO è un ente internazionale che ha la funzione di proteggere in qualche modo, di sovrintendere l'ambiente. A Salerno c'è una cattedra che parla delle piante della salute nella tradizione del Mediterraneo e io mi pregio di far parte di questa cattedra proprio in funzione del fatto che esiste un patrimonio ambientale che l'UNESCO si propone non solo di proteggere ma, come diremo dopo, di valorizzare. Nell'ambito di questa protezione, che non significa solo una conservazione, ma significa proprio un'utilizzazione consapevole di queste risorse, l'altra attività che in questo periodo mi sta accompagnando è quella di essere il presidente del Comitato Tecnico Scientifico del primo conservatorio di etnobotanica che si trova in Basilicata, si trova specificatamente a Castelluccio Superiore. Un conservatorio di etnobotanica che, come poi vedremo, rappresenta l'etnobotanica un punto di partenza, un richiamo alla memoria di certe cose, che non significa solo una ripresa asettica della tradizione, questo non avrebbe senso, significherebbe negare il progresso anche scientifico corretto che c'è stato finora, ma significa fare una valutazione di quello che in qualche modo questo progresso recente ci ha dato, leggendolo anche alla luce di quelli che sono in qualche modo i cambiamenti a cui siamo sottoposti. Ora, la considerazione primaria è che nel momento in cui noi parliamo di attività, parliamo di ambiente, così come giustamente il collega che mi ha preceduto ha sottolineato più volte, non possiamo negare, non solo non possiamo negare, ma dobbiamo stigmatizzare l'impatto che l'uomo ha sull'ambiente, fisicamente parlando, così come è stato detto. E questo fatto, purtroppo, molto spesso si lega con il malaffare, diciamocelo senza mezzi termini, ok? È questo che porta in qualche modo alla possibilità di andare ad impattare negativamente, perché in qualche modo gli strumenti politici, gli strumenti, se volete, ecologici di protezione sono in qualche modo messi in atto e poi sistematicamente in un certo senso vengono disattesi. Allora io sono partito da questo punto di vista proprio per radicarlo nel nostro territorio, per cercare di creare un legame specifico e di parlare in modo abbastanza specifico del nostro territorio. Volevo partire da questa, espressione di uno dei nostri più grandi
scrittori calabresi, che è appunto Corrado Alvaro, che dice che la disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere lentamente sia inutile. Questo un poco è quello che ci succede. Di fronte a certe situazioni noi reagiamo dicendo: ma io che posso fare? Poi il collega ci ha dato delle risposte molto interessanti su cui eventualmente discutere. Ma io che posso fare? Tutto sommato il mio contributo potrebbe essere vano, perché è veramente una goccia nell'oceano, e allora mi comporto secondo dei criteri che non sono dei criteri di giustizia, semmai di uguaglianza, ma sono dei criteri di vivere comune, cioè mi lascio andare all'onda della deregulation di cui parlava il collega, senza avere, essere io il motore primo di un cambiamento, di un agire correttamente, come vedremo più avanti. Questo aspetto è un aspetto che ha invece rappresenta un punto di partenza, direi decisivo, proprio nel tentativo di cambiare tutti quegli aspetti che portano ad una negatività, come abbiamo detto, i cambiamenti climatici piuttosto che le disuguaglianze sociali e quant'altro. L'altro aspetto presentato nell'enciclica Laudato Si, un aspetto fondamentale da cui partire, è proprio, diciamo, su quello su cui mi sono soffermato io, è proprio il capitolo quinto della Laudato Si, il capitolo quarto della Laudato Si, che presenta la soluzione principale dell'enciclica ai problemi sociali e ambientali, soluzioni integrali che considerano le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Questo aspetto è un aspetto che, diciamo, deve essere ribadito con forza, perché sembra, così come ci è stato anche presentato, sembra che siano due sistemi scollegati, che camminino, come dire, parallelamente e che non si influenzano l'uno con gli altri. E invece in realtà è esattamente l'opposto, in quanto le attività umane, come ci è stato detto, le attività economiche dell'uomo, hanno sempre avuto e avranno sempre un impatto sull'ambiente che, come vedremo poi dopo, in qualche modo tenderà a reagire. Ora, l'aver pensato un'economia ecologica sembra praticamente che fosse un ossimoro, cioè fino a qualche tempo fa il trumpismo, per esempio, ce lo diceva, ma fino a qualche tempo fa è stato detto che lo sviluppo economico cozzava contro il rispetto dell'ambiente, potrebbe cozzare contro il rispetto dell'ambiente. E invece, come è stato poi sottolineato e dimostrato, se voi vedete, se noi rappresentiamo l'intero sistema come tre sottosistemi, cioè il sistema sociale, il sistema economico e il sistema ambientale, questi non solo non agiscono separatamente, ma hanno dei campi di interesse comuni, dei sottoinsieme, dove in qualche modo noi dobbiamo cercare di arrivare proprio nel tentativo di avere dei rispetti, per esempio lo sviluppo sociale nel rispetto dell'ambiente fornisce quell'ambiente di vivibilità che non riguarda solo aspetti, diciamo, di ricchezza, ma riguarda per esempio aspetti di salubrità pubblica, così come, come dire, lo sviluppo economico che rispetta in qualche modo l'ambiente in cui questo sviluppo viene ad essere creato, rappresenta quella realizzabilità economica che fa sì che poi le misure messe in atto, le opere messe in atto all'interno di questo contesto diano quel reddito che consente la sopravvivenza di ognuno.
ma è proprio nell'intersezione di tutti e tre questi sistemi, quindi il sistema sociale, il sistema ambientale e il sistema economico, in cui si realizza quel criterio di sostenibilità che oggi rappresenta una parola chiave nella, come dire, nella definizione di qualunque prospettiva di azione politica, piuttosto che economica, piuttosto che scientifica e quant'altro. Dobbiamo leggere la parola sostenibilità proprio come un paradigma di sostenibilità sia a livello ambientale che a livello sociale che a livello economico, e quindi darci un'idea di come questi tutti e tre questi ambienti facciano in modo che in qualche modo si possa addivenire ad un equilibrato progresso sociale. Facciamo per fare un esempio. Noi sappiamo, per dire, che esiste un'agricoltura come un allevamento di tipo intensivo. Lo sfruttamento intensivo, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista dell'allevamento animale e quant'altro, soddisfano alcuni di questi requisiti, perché sicuramente soddisfano l'aspetto economico, sicuramente soddisfano l'aspetto sociale, forse, ma con tutte le variabili di cui il collega ha parlato poc'anzi, che apparentemente soddisfa l'aspetto sociale, nel senso che porta beneficio alla collettività, in realtà non è così, perché viene meno evidentemente l'aspetto legato al fabbisogno economico. L'aspetto legato al fabbisogno economico invece è particolarmente importante, per cui oggi si tenta di recuperare delle tradizioni che non sono solo il recupero di una memoria, ma significa proprio cercare di riportare, di riequilibrare quegli aspetti legati alle, come dire, alla progressione delle attività umane all'interno di un certo contesto. Qual è questo contesto? Per cominciare a dare delle definizioni, il nostro contesto di riferimento diventa quello che comunemente viene chiamato ecosistema. Ora, da un punto di vista della definizione, un ecosistema è semplicemente un ambiente, come diceva il collega, è un posto, è un luogo dove convivono sia una componente biotica, cioè gli esseri viventi, sia una componente abiotica, ok? Cioè convivono quelle, come dire, tutto quello che può essere il terreno, il clima, l'aria. E vedete, un ecosistema si genera e si mantiene sulla base del delicato equilibrio tra tutte queste componenti che convivono. Questo che cosa significa? Significa, come è stato già in qualche modo annunciato, come riprenderemo in modo specifico da questo punto di vista, che un ecosistema non può e non deve essere pensato come un qualcosa di statico, okay? Come se fosse una bolla dentro cui un certo, come dire, un certo numero di individui viventi e una certa porzione di, come dire, di struttura non vivente convivono insieme. Questo è fondamentale, perché nel momento in cui sappiamo che queste due componenti all'interno di ognuna di loro e tra di loro hanno degli interscambi di possibilità di generare una vivibilità comune, significa che nel momento in cui una di queste componenti varia, tutto l'ecosistema tende a riadattarsi. Quindi lo dobbiamo vedere come un sistema non statico, ma un sistema in continuo mutamento. Sistema in continuo mutamento che diventa,
proprio per, per queste sue caratteristiche diventa l'unità di studio più idonea per valutare le pressioni antropiche sull'ambiente naturale. E questo aspetto, che è sempre stato accettato da parte degli ambientalisti, grazie a Dio da qualche tempo è stato accettato anche da parte degli economisti, soprattutto degli economisti che hanno un occhio verso la parte ambientale, generando che cosa? Generando quel sapere circolare che oggi noi chiamiamo economia circolare, un'economia circolare che ci dimostra come le attività che producono reddito, in questo caso specifico, non impattano solo per se stesse su un aspetto specifico dell'ecosistema, ma vanno ad impattare su tutto l'ecosistema, che in qualche modo, come abbiamo detto poc'anzi, risponde in modo diretto ad una variazione di queste. Ecco che allora ragionare in termini più generali, quindi ragionare in termini di circolarità, rappresenta un aspetto molto importante, perché ci fa capire appunto quali possono essere oggi gli impatti che noi possiamo avere, gli impatti che ogni nostra attività in qualche modo può avere. E questa cosa qui è particolarmente importante se prendiamo in considerazione un altro aspetto fondamentale, che è quello dei servizi ecosistemici. Ora, se noi andiamo a leggere, oppure se pensiamo a quello che è, a quello che può essere una definizione di servizio ecosistemico, la migliore delle definizioni possibili di servizio ecosistemico è quella che viene data proprio dal Millennium Ecosystem Assessment, che dice che i servizi ecosistemici sono i molteplici benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano. Ora, noi questo lo sappiamo benissimo, perché da sempre viviamo sulla Terra e da sempre la Terra ha rappresentato per gli uomini fonte di vita, e non può che essere così, ma non solo per gli uomini, ha rappresentato fonte di vita per tutti gli esseri viventi. Ok? Quindi lo stretto rapporto tra l'insieme dell'ecosistema e ogni singola popolazione che vive all'interno dell'ecosistema genera quello che comunemente viene chiamato servizio ecosistemico. Ora, chiaramente il servizio ecosistemico noi lo intendiamo come un servizio specifico dato all'uomo, ma in realtà lo possiamo intendere come un servizio che l'intero ecosistema da ad ogni popolazione che vive all'interno dell'ecosistema, ogni popolazione che appartiene agli esseri viventi. Ora, detta così, questa cosa merita in qualche modo un approfondimento. Approfondimento che, leggo testualmente, rappresenta la definizione che viene data agli specifici servizi ecosistemici, che normalmente vengono raggruppate in quattro categorie, da quello che è chiamato Common International Classification of Ecosystem Services, che rappresenta appunto una specie di vademecum per dire quali sono questi servizi ecosistemici, cioè come realmente noi, l'uomo, può servirsi quali benefici può prendere da un ecosistema. E allora troviamo: il primo è il supporto alla vita, ma questo lo riteniamo quasi normale, se non che andiamo a leggere che queste funzioni raccolgono tutti quei servizi necessari per la produzione di tutti gli altri servizi ecosistemici e contribuiscono alla conservazione in situ della biodiversità biologica e genetica, dei processi evolutivi e dinamici degli ecosistemi.
è una definizione molto tecnica, ma che in realtà, se noi poi la andiamo a leggere bene, ci andiamo a riflettere bene, è quella che più di ogni altra ci dà la dimensione dell'intero percorso dei servizi ecosistemici. Perché noi siamo partiti dicendo, attenzione, all'interno di un ecosistema che è il nostro punto di riferimento per capire come le attività di una, di una specifica popolazione impattano su quella parte di ambiente a cui questa popolazione attiene, e poi tra un attimo vedremo che questo non è esclusivo di un ecosistema, ma avrà dell'influenza anche sugli altri, sulle altre componenti. Bene, se noi andiamo a vedere questo, allora noi abbiamo detto, all'interno di un ecosistema, la variazione di una delle componenti che vive all'interno dell'ecosistema, sia essa di tipo animale, sia essa di tipo vegetale, voglio dire uno degli esseri viventi che vivono all'interno di questo, comportano un impatto sull'ambiente che porta ad una trasformazione sia nell'equilibrio della forma biotica, ma come abbiamo visto e come sappiamo porta un impatto anche sulla parte abiotica. Dicevamo dei cambiamenti climatici, pensate a qual è l'impatto di quelli che sono la produzione di gas serra sullo specifico, e anche lì poi vedremo che non riguarda solo uno specifico ambiente, quindi una specifica porzione del nostro pianeta, ma riguarda poi in qualche modo tutti i pianeti. L'altro aspetto è appunto l'altra categoria di servizio ecosistemico, è quella di regolazione. Oltre al mantenimento della salute e del funzionamento degli ecosistemi, le funzioni regolative raccolgono molti altri servizi che comportano benefici diretti e indiretti per l'uomo, come la stabilizzazione del clima, la depurazione, il ciclo dei rifiuti e quant'altro, solitamente non riconosciuti fino al momento in cui non vengono persi o degradati. Esiste questo aspetto importantissimo. Cioè, noi prendiamo dalla terra, sfruttiamo ciò che la terra ci dà per una delle nostre funzioni, che possono essere appunto quelle della salute, oppure una delle tante funzioni regolatrici, e la diamo per scontata. Noi ce l'abbiamo perché noi la viviamo. Ma questa, e cominciamo a tenere in considerazione che questa è importante quando la perdiamo. Ora, noi stiamo parlando di cambiamenti climatici nel momento in cui stiamo vivendo la potenza del cambiamento climatico, e se vogliamo anche stiamo vivendo quella che in tutta la sua tragicità, la potenza dei cambiamenti climatici, sia in bene che nel male, nel senso che sia dal punto di vista per esempio del forte riscaldamento della terra. L'estate scorsa abbiamo avuto un'estate di fuoco in cui tutti ci siamo lamentati del fatto che faceva molto caldo, poi sono arrivate le piogge torrenziali che hanno creato molti danni in molti posti, e ci siamo lamentati anche di quelle. Ci stiamo lamentando di qualcosa nel momento in cui dicevamo 20 anni fa, 30 anni fa, questi sistemi non esistevano, c'erano le mezze stagioni, che oggi banalmente diciamo non esistono più le mezze stagioni, cioè stiamo perdendo una parte di quei sistemi regolatori che sono parte integrante di quegli ecosistemi dentro cui noi stessi viviamo e, come diceva il collega, di cui noi diventiamo responsabili nel momento in cui li andiamo a perturbare, andiamo a perturbarne il delicato equilibrio che vi sottintende. Ovviamente, e questa è la parte che forse, capiamo di più, uno dei servizi ecosistemici di primaria importanza che l'uomo ha nel suo rapporto con il vivere in un certo ambiente è proprio quello di approvvigionamento, cioè queste funzioni raccolgono tutti quei servizi di fornitura di risorse che gli ecosistemi naturali e seminaturali producono. E guardate che non si tratta solo di mangiare, di alimentazione, ma riguarda molto altro.
altro, perché uno di questi, servizi è per esempio l'approvvigionamento di ossigeno. Allora si è detto, attenzione, perché noi stiamo distruggendo un po' il polmone verde della nostra terra, che è la foresta amazzonica, per uno scopo economico. Si stanno vendendo il legname. Questo qui impatta negativamente sotto l'aspetto legato alla produzione di ossigeno sulla terra. Ancora la produzione dei gas serra impatta su quello che è l'aspetto climatico, che impatta per esempio sulla parziale distruzione di quello che è l'ambiente polare, e quindi la perdita di questa l'innalzamento delle acque, la perdita addirittura di parte delle terre emerse e comunque di una parte della fauna, oltre che della flora, presente nei mari dovuta all'innalzamento della temperatura del mare, e così via. E per concludere, ma non per ultimo, c'è, come dire, una dei servizi ecosistemici maggiormente non considerati e che invece rappresentano un punto di partenza molto importante che riguarda, come dire, che ci riguarda direttamente, è quello dei servizi ecosistemici cosiddetti culturali. Gli ecosistemi naturali forniscono un'essenziale funzione di consultazione e contribuiscono al mantenimento, oltre che della salute umana attraverso la fornitura di opportunità di riflessione, di arricchimento spirituale, di sviluppo cognitivo e di esperienze ricreative ed estetiche. Attenzione, perché questo aspetto è un aspetto tra quelli che maggiormente viene trascurato quando noi pensiamo al nostro rapporto con la natura. Se noi andiamo al mare e vediamo un bel tramonto, ci incantiamo un po' rispetto a quel tramonto e non capiamo quanto questo può in qualche modo fornire a noi stessi quell'aspetto legato al benessere della persona, che invece è fondamentale. E anche da questo punto di vista esistono, come dire, si diceva, dei luoghi deputati a fare gli esercizi spirituali di cui parlava il collega, dei luoghi deputati che non sono i luoghi della nostra normalità, sono generalmente dei luoghi dove andiamo a ritrovare delle esperienze culturali, emotive, che ci portano a compiere delle riflessioni che normalmente la nostra quotidianità, fatta di corse, fatta di tempi brevi, fatta di mille impegni, ci impedisce di fare da questo punto di vista. E allora cominciamo a vedere che, relativamente ad un ecosistema, ciò che diventa il nostro punto di riferimento per discutere di come impatta l'ambiente da questo punto di vista, ma all'interno di un ecosistema bisogna discutere di quel parametro che è tanto abusato e tanto sottovalutato, che è appunto la biodiversità. Ora, la definizione da vocabolario di biodiversità è quella della diversità biologica che si trova appunto in un ecosistema, ma questa definizione, non è una definizione che ci dà l'idea di quanto importante possa essere la biodiversità. E allora mi sono servito ancora una volta della definizione che dà il MEA. Il MEA è sempre il Millennium Ecosystem Assessment, in cui che dice che la biodiversità è un elemento costitutivo fondamentale della vita sulla Terra e degli ecosistemi, e pertanto essa diventa una componente fondamentale per la fornitura dei servizi stessi e una chiave di lettura per la loro analisi, comprensione e successivamente per la loro gestione. Quindi noi ci dobbiamo riferire alla biodiversità per raggiungere quel risultato di sostenibilità di cui parlavamo poc'anzi, perché questa rappresenta, scendendo nella scala, di grandezza,
rappresenta un elemento importante per capire quanto stiamo impattando, quanto un'attività umana sta impattando in qualche modo sull'ambiente, in un modo o nell'altro, e poi vedremo come in realtà questo come si concretizza in alcune funzioni umane. Vedete, in qualche modo la biodiversità è una cosa studiatissima, perché se io vado a mettere su una banca dati comune, io ho preso questa che è quella che uso di più, io come vi dicevo insegno nel Dipartimento di Farmacia, per cui mi occupo molto, io mi sono sempre occupato di piante medicinali, per cui mi occupo dell'aspetto più legato all'aspetto salutistico. Se io metto su una banca dati, che in questo caso è PubMed, che è una banca dati che diciamo è generalista ma si dà un taglio molto specifico a quelli che sono gli aspetti salutistici, e metto biodiversità, trovo quasi 100.000 articoli prodotti negli ultimi 30 anni su questo tema, che è un numero enorme. Voglio dire, in cui evidentemente molta parte dell'azione scientifica si è occupata di questo. Credo che questo sia, è vero che la parola chiave è una parola molto generica, però è vero che il risultato è un risultato enorme, che ha un impatto, guardate bene, non solo sul singolo ecosistema in cui io vado a capire e realizzare la biodiversità, ma ha un impatto molto più generale, perché evidentemente quell'ecosistema non influenza solo se stesso, cioè no, il cambiamento di un ecosistema per rispondere ad un cambiamento di biodiversità non ha una ripercussione sul solo ecosistema, ma ha una ripercussione più vasta, fino ad arrivare a toccare quella che è chiamata biosfera. Anche il collega ci ha parlato poc'anzi di biosfera, e se andiamo a prendere la definizione da Treccani di biosfera, ci dice che questo nome è comprensivo per indicare quella parte della Terra nella quale si riconoscono le condizioni indispensabili alla vita animale e vegetale, e comprende la parte bassa dell'atmosfera, tutta l'idrosfera e la parte specifica della litosfera fino a 2 km di profondità. Ecco che allora noi intendiamo, quando parliamo di ecosistema, non dobbiamo intendere solo il nostro orticello, in cui tanto per dire cambio la coltivazione di una pianta e riesco ad introdurre una nuova coltivazione piuttosto che un'altra, oppure un cambiamento climatico fa sì che quella pianta mi è seccata o ha dato origine in un'area più vasta, ha dato origine a, come dire, la presenza di un infestante e quant'altro, ma appunto, come dicevamo, ha, come dire, influenza un ambito molto più vasto, che può essere considerato come l'intera, per esempio l'intero pianeta, ivi compresi non solo la parte del suolo e delle acque, ma anche la parte dell'atmosfera. Vedete, quando io, questa come dire, rappresentazione della biosfera è per me una rappresentazione estremamente significativa, perché ci fa capire come dal piccolo si arriva al grande, e ognuna di queste componenti che portano appunto alla biosfera sono in qualche modo interconnesse, e quindi dall'atomo, dalle molecole e quant'altro, si arriva agli individui, alle popolazioni, alla convivenza delle popolazioni, quindi all'ecosistema. La convivenza degli ecosistemi rappresenta la biosfera. Ora mi dovete permettere una piccola digressione rispetto al tema specifico dell'ambiente, che è una riflessione di tipo matematico. Vedete, questa rappresentazione è una rappresentazione a copia. Okay. Questa rappresentazione in qualche modo è una rappresentazione di tipo matematico, è la rappresentazione più prossima a quella che è il numero aureo. Okay. Il numero aureo è un numero matematico venuto fuori da una formula abbastanza cervellotica, che è: se io prendo due segmenti di differenza di dimensioni, uno più grande e uno più piccolo, il numero aureo è il rapporto tra il segmento più piccolo è la somma dei due segmenti, ok? È un numero.
che è circa 1,618. Okay? Questo numero, a fronte di come viene calcolato e a fronte di che cosa rappresenta, un elemento matematico che si ritrova in natura in modo specifico. Okay? Questo numero molte volte, lo abbiamo visto poc'anzi nella rappresentazione della litosfera, viene rappresentato ed è rappresentativo di molte espressioni naturali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a fronte di considerazioni di tipo filosofico su quello che rappresentano alcune variabili di tipo naturale, noi abbiamo degli strumenti anche di tipo numerico per fare delle valutazioni, ok? E se noi teniamo in considerazione questo, molto probabilmente riusciamo a fare delle considerazioni di tipo tecnico, matematico, di quanto ci stiamo allontanando rispetto a quella perfezione che normalmente viene data proprio da una numerologia che in matematica significa frequenza di questa dimostrazione all'interno, per esempio, di un sistema naturale. Non avrebbe senso aver creato un numero aureo, e apro una parentesi, diciamo, non troppo irridente, il numero aureo molto spesso viene chiamato il numero di Dio, perché è la rappresentazione di molti elementi della natura attraverso un numero matematico, che è questo. Quindi significa che gli equilibri che noi stiamo cercando di perturbare, li perturbiamo, ne abbiamo anche una dimensione matematica da riuscire a utilizzare. E una di queste serie matematiche a cui io sono molto legato dal punto di vista, io sono legato, diciamo, al di là di quelli che sono gli aspetti scientifici che caratterizzano anche la mia attività, voglio dire, io sono legato a due aspetti, tradizionali in qualche modo, o comunque al di fuori di quella che è la mia attività, quasi al di fuori della mia attività. Il primo è l'aspetto alchemico. Io sono un druido, cioè i druidi in alchimia erano coloro che utilizzavano le piante medicinali e ci hanno trasmesso un sapere sulle piante medicinali, ed è molto interessante riprendere quello alla luce della scienza attuale, ma ha una tradizione molto bella. Se poi allarghiamo l'alchimia allo scopo filosofico, a quello della trasformazione dell'io, del sé in io, ci aiuterebbe a capire un po' di cose. L'altro aspetto è l'aspetto matematico. L'aspetto matematico, come dicevamo prima, ci ha portato a dire che molte volte si arriva a quel numero aureo attraverso la definizione di questa che è la serie di Fibonacci. Fibonacci in realtà si chiamava Leonardo da Pisa, era un matematico del 1200 che ha messo su questa serie che definisce proprio la serie di Fibonacci. La serie di Fibonacci è stata fatta per risolvere un problema specifico, che era un problema che fino al suo tempo non era stato risolto, che era proprio questo, cioè quante coppie di conigli avremo alla fine di un anno se cominciamo con una coppia che genera ogni mese un'altra coppia, che a sua volta procura dopo due mesi, che a sua volta procrea dopo due mesi di vita? La risposta è 144. E lui l'ha dimostrato in questo modo, è stato il primo a dimostrare questa cosa e ad arrivare a questa soluzione, e ha creato questa serie numerica. Ora, questa serie numerica è una serie, ok, che fa il paio col numero aureo e che si trova in natura molto frequentemente. Tra le espressioni naturali più frequenti del numero di Fibonacci c'è quella di dire: se io prendo le foglie che sono su un ramo di una pianta ed assegno alla prima foglia il numero 0 e vado a contare il numero di foglie per ritornare ad avere una foglia esattamente allineata alla foglia 0, io trovo il numero di Fibonacci. È una casualità? Non è una casualità,
perché alla luce della scienza noi diciamo che questa disposizione delle foglie non è una disposizione casuale, è una disposizione in cui ognuna delle foglie fa sì che non copra completamente l'altra, in modo da riuscire a prendere la luce del sole e a svolgere le sue funzioni. Ecco che allora noi abbiamo gli strumenti per capire come ogni specifico sistema può in qualche modo interagire con un altro. Le foglie su un ramo interagiscono l'una con l'altra, rispettando l'una rispetto all'altra e promuovendo l'una rispetto all'altra. In questo contesto l'impatto dell'antropizzazione, specialmente all'interno di un ecosistema, va letto come rispetto dell'ecosistema, pur sfruttandone le sue caratteristiche fondamentali e promuovendone in qualche modo la biodiversità. Ora, i bacini di biodiversità sulla Terra, quindi le aree dentro cui maggiormente noi possiamo andare a riconoscere quegli elementi di complessità che rappresentano ecosistemi specifici, come vedete sulla Terra sono parecchi, ok? Ma il bacino del Mediterraneo è il terzo polo di biodiversità sulla Terra, non tanto per estensione quanto per numerosità di specie presente, perché noi possiamo leggere la biodiversità, o meglio un'area di biodiversità, come estensione, un luogo sulla Terra, oppure la possiamo intendere come quante specie differenti esistono all'interno di quel luogo. E l'area del Mediterraneo è un'area privilegiata da questo punto di vista. Noi abbiamo, come il bacino del Mediterraneo, siamo il terzo polo per numero di specie di biodiversità sulla Terra. Questo perché? Perché il bacino del Mediterraneo, e cominciamo a scendere fino ad arrivare alle nostre latitudini, quindi alla Calabria, ha una storia geologica incredibile, bella oltre che antica. Partendo da circa 250 milioni di anni fa, il bacino del Mediterraneo come si è formato? Circa 250 milioni di anni fa la placca africana è andata a cozzare contro la placca indoeuropea. Okay? Ora, quando due placche si scontrano, vengono fuori le montagne, perché lo scontro è violento. Quindi scontro di due placche, formazione delle montagne, che sono le Alpi. Okay? Quando è successo questo, il bacino del Mediterraneo ha avuto un fiorire di vita che era fenomenale. In circa 100 milioni di anni la vita in quel posto ha dato origine ad una biodiversità di tipo enorme, estesissimo. Questo ha portato a cosa? Ha portato quindi ad un, alla produzione di tutta quella differenziazione di quell'ecosistema che ha fatto sì che vi fosse questa possibilità. Se non che questa stabilità dopo un po' che è andata persa, perché nel frattempo tutto ciò che avveniva in quello che noi oggi chiamiamo Oceano Atlantico aveva una ripercussione sul bacino del Mediterraneo, e piano piano la placca africana si è staccata dalla placca europea, lasciando tutto ciò che aveva creato, però si è staccata. Staccando la placca africana dalla placca europea, l'Italia, che non era originaria, non esisteva, è piano piano scesa all'interno del Mediterraneo. Ora, questa cosa a noi ci interessa in una maniera fondamentale, perché la Calabria si trova al centro geometrico del Mediterraneo e quindi siamo al centro geometrico del terzo polo di biodiversità della Terra. E per questo perché? E noi abbiamo in Calabria abbiamo una biodiversità che è superiore a tutta la biodiversità che si trova in Italia. Questo perché? Perché improvvisamente noi ci siamo trovati un pezzo di Alpi
nel centro del Mediterraneo. Quindi tutto ciò che avveniva in un clima, diciamo quello che noi oggi chiameremo mitteleuropeo, si trova invece in condizioni climatiche differenti, con la produzione di vita differente. Guardate, la differenza di biodiversità significa la differenza di specie, ok? Facciamo per fare un esempio che mi viene prossimo. Se noi prendiamo per esempio una pianta, ok? Una pianta, il nome scientifico di una pianta è dato da due termini, in latino normalmente. Il primo termine definisce il genere, il secondo termine definisce la specie, ok? Facciamo per fare un esempio, l'iperico, una delle quelle margheritine gialle che noi abbiamo, ce n'è tantissimo, ok? L'iperico è Ipericum perforatum. Ma in Calabria ne abbiamo tante specie, abbiamo perforatum, perfoliatum, calabricum, triquetrifolium e quant'altro. Allora, questo cosa significa? I botanici hanno identificato diverse specie in funzione della loro differenziazione delle caratteristiche morfologiche. Ma perché c'è stata questa differenziazione delle caratteristiche morfologiche? Perché una pianta produce... Sappiamo che le piante sono autotrofe, quindi producono ciò che serve al loro sostentamento in funzione dell'ambiente in cui si trovano. Quindi, nel momento che si trovavano sulle Alpi, producevano delle cose. Nel momento in cui quelle stesse si sono trovate al centro del Mediterraneo, hanno dovuto adattare la loro produzione di sostentamento, perché magari qui faceva troppo caldo, quindi dovevano assorbire meno acqua, difendersi dai raggi solari che avevano una diversa incidenza e quant'altro. Quindi hanno avuto una mutazione dal punto di vista genetico che ha portato ad avere nuove specie. Modificazione genetica significa modificazione morfologica, quindi nuova specie da questo punto di vista. Vedete, questo è uno degli adattamenti degli ecosistemi. Nel momento in cui io ho preso un ecosistema alpino e l'ho portato al centro del Mediterraneo, questo si è adattato creando nuove specie dello stesso genere in cui queste riescono a sopravvivere in questo ambiente. Questo fa il paio, in qualche modo, fa il paio con quello che abbiamo cercato di fare noi, modificando geneticamente delle piante per adattarle ad uno stile di vita, ad uno stile abitativo, ad un habitat vegetativo differente. Pensate alla produzione di grano in Africa, dove si è detto, attenzione, quelli non hanno da mangiare. Cos'è la cosa più facile da fargli mangiare? I carboidrati. E tra l'altro abbiamo fatto un danno enorme dal punto di vista salutistico, perché normalmente quelle popolazioni non hanno dei sistemi, o quantomeno non avevano, adesso forse si stanno adattando, non avevano dei sistemi biologici per la completa digestione dei carboidrati come li avevamo noi, perché loro non avevano mai mangiato carboidrati e noi glieli abbiamo dati perché questo era più facile da riuscire a coltivare, oltre che da avere le nostre coltivazioni intensive e quant'altro. Bene, questa cosa qui dice allora, ritornando al nostro ecosistema, noi, come dire, l'antropizzazione, le attività di antropizzazione dell'uomo impattano sulla biodiversità andando a minacciare alcune specie, cioè minacciare significa far sì che queste specie in qualche modo scompaiano. E se noi andiamo a vedere, i numeri sono terrificanti, perché abbiamo il 21% dei mammiferi a rischio di estinzione genetica, erosione genetica, il 30% degli anfibi, il 12% degli uccelli e così via, il 70% delle piante. Questo perché? Perché ci sono due ragioni fondamentali. Il primo, perché effettivamente noi, molte delle operazioni di antropizzazione impattano sulla natura vegetale. Pensate per esempio alla cementificazione, pensate all'effetto dei gas serra, che prima ancora che sugli uomini impatta sulla vita vegetale da questo punto di vista. E quindi da ciò dobbiamo tenere. Il secondo, mentre gli esseri viventi animati, gli animali, cercano
il loro habitat vegetativo migliore, il loro habitat migliore per vivere. Pensate agli uccelli migratori che stanno 6 mesi qua e 6 mesi se ne vanno a caldo a svernare. Le piante non lo possono fare. La pianta sta là, o si adatta o muore. Se non riesce ad adattarsi, la pianta muore. Quindi perturbare il delicato equilibrio di un ecosistema comporta la possibilità di andare a perdere una parte della biodiversità, con tutto quello che questo vuole dire. Ecco che allora si sono create delle condizioni di difesa della biodiversità, soprattutto della biodiversità vegetale, creando quelle che vengono comunemente chiamate aree protette. Sempre dal vocabolario Treccani leggiamo che un'area protetta è il sito che riceve azioni di conservazione per il suo valore ecologico, biologico e culturale, che è né più né meno che quello che abbiamo detto all'inizio, sono quei valori che sono alla base dei servizi ecosistemici che un'area può dare. Le aree protette tendono a conservare queste cose qui, ma e guardate che nella sola Calabria noi abbiamo un grande patrimonio di aree protette, perché abbiamo 3 parchi nazionali, un parco naturale e diverse zone della rete Natura 2000 che sono sia i SIC, che sono i siti di interesse comunitario, sia le zone ZPS, che sono le zone di protezione speciale. Ora, questo aspetto è un aspetto che è legato anche ad una, come dire, ad un contesto di tipo politico, perché tutte queste aree sono gestite direttamente dallo Stato, nemmeno più dalla Regione, che con le autonomie hanno avuto cose eccetera, e sono definite da leggi dello Stato. La prima legge dello Stato che intendeva preservare l'aspetto ambientale, l'aspetto naturalistico, è una legge del 1939 che per la prima volta associa i concetti di paesaggio a quelli di bellezza naturale. Quella legge del 39 però non teneva in considerazione il fatto che anche i paesaggi hanno una loro mutevolezza, cioè i paesaggi sono ecosistemi, né più né meno, e quindi sono dei sistemi dinamici, non sono dei sistemi statici, sono dei sistemi che vanno nella direzione di mutare in funzione di quello che avviene all'interno di un ecosistema. Ecco che allora nascono una serie di altre leggi, una delle più recenti, ahimè, del 1985, che è la famosa legge Galasso, in cui il paesaggio viene identificato come bene culturale, antropologicamente esteso e come processo equilibrato di costante sintesi ed integrazione tra dimensione passata, dimensione presente e dimensione futura. Cioè dice, attenzione, perché noi quell'ecosistema lo dobbiamo monitorare, però dobbiamo tener conto che questo ecosistema sta cambiando. Ora, il monitorare un ecosistema è un fatto, come dicevamo poc'anzi, che è sottoposto anche a delle questioni numeriche, a dei, come dire, parametri numerici in cui, come dire, di cui abbiamo contezza, e quindi tocca alla politica, come diceva il collega poc'anzi, stabilire i paletti oltre i quali noi occorre di alzare l'attenzione, perché stiamo andando verso una distruzione in qualche modo di un ecosistema. E badate bene che nell'ambito della conservazione della biodiversità e del servizio ecosistemico specifico che la biodiversità può dare in funzione di quello che in qualche modo genera, noi abbiamo almeno 2 linee di valutazione e di servizio che questa in qualche modo dà, che sono sia la produttività diretta, cioè le specie vegetali che vivono all'interno di un ecosistema e che producono, come dire, e che si riproducono all'interno dell'ecosistema, e un altro servizio
importante è quello della produttività indiretta, cioè come queste specie contribuiscono al mantenimento della vita di altre specie all'interno dell'ecosistema. Su questa, specialmente su questa seconda, si sta incentrando molto delle ultime discussioni anche di carattere produttivo, perché poi, questa è una considerazione da cui partire per tener conto di quelle che debbano essere in qualche modo le politiche che il collega sosteneva poc'anzi, di sviluppo di un territorio e quindi in qualche modo di un ecosistema. È chiaro che quello deve diventare produttivo, cioè le persone che vivono in quell'ecosistema, quindi in quel territorio, devono avere da che vivere, da che mangiare, da che produrre, ok? La valorizzazione della biodiversità in termini produttivi, la valorizzazione di quello specifico servizio ecosistemico, oggi si sta cominciando a riaffiorare con forza. Oggi, per esempio, ci sono molti prodotti non diretti ma indiretti, per esempio i derivati del latte, i derivati della carne e quant'altro, che sono, come dire, che rappresentano dei prodotti che hanno della denominazione di origine protetta, o IGP, o DOP, o DOC e quant'altro. Questo cosa vuole dire? Vuole dire che, per dire, facciamo per fare un esempio che poi contraddiremo subito, il caciocavallo Sivano, ok? È un prodotto che dovrebbe rappresentare un prodotto di eccellenza della nostra produzione agroalimentare, perché è un prodotto in sila, cioè dove una certa specie di mucche mangia un certo tipo di pascolo e che conferisce al sottoprodotto delle caratteristiche organolettiche particolari che ne determinano un'unicità, ok? Bene, siccome il caciocavallo non è DOP ma è IGP, allora a parte le differenze tecniche di denominazione, il caciocavallo silano si produce dal Molise fino al Reggio Calabria, ok? Che non ha senso questa cosa qui, evidentemente, perché il caciocavallo silano è silano se viene, non dico prodotto in sila, ma quantomeno prodotto da latte prodotto in sila, perché è quella, come dire, la denominazione. Però oggi questo viene molto ricercato in funzione del fatto che evidentemente uno specifico ambiente, uno specifico ecosistema riesce a dare, a conferire degli aspetti di unicità a quello che in qualche modo va ad essere prodotto. Ora, il fatto di dover conservare la biodiversità pur rendendo produttivo quell'ambiente, ok? Crea e, come dire, si incarna in una figura che noi purtroppo stiamo perdendo, che è la figura del coltivatore custode, ok? Qua, nel momento in cui, specialmente, come dire, certi ambiti della legge si assottiglia, il numero di individui di una certa specie vegetale tende ad assottigliarsi, io cerco in qualche modo di proteggerla generando, come dire, riproducendola forzatamente in modo da riuscire a mantenere quella specie in quell'ambiente. E la questione, per esempio, della gestione dei pascoli silani. I pascoli hanno delle caratteristiche autonome ma che vanno protette, perché altrimenti perdono, c'è la possibilità che alcune specie invasive vadano a modificare il loro equilibrio, l'equilibrio tra le varie specie e quant'altro. Allora, se l'integrità del pascolo viene persa anche la produttività indiretta che quel pascolo ha, per esempio sulla produzione del formaggio tipico di quella zona e quant'altro. Diffondere la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi normati da specifiche leggi regionali. Ora, questo è un aspetto che oggi è diventato una cosa di marketing. Pensate a quanto si dice sui grani antichi, ok? Il recupero della tradizione, i grani antichi, la macinazione a pietra e quant'altro. C'ha un senso scientifico questo,
però ha anche dei limiti che dobbiamo tener conto. Il senso scientifico di questo è una, come dire, ogni elemento dell'ecosistema, in questo caso una specie vegetale, abbiamo parlato dei grani antichi, ma può essere una razza animale, ok? Vive in quell'ecosistema perché si è adattata alle condizioni di quell'ecosistema. Quindi il recupero della tradizione significa sapere che la massima produttività di quell'ecosistema in quelle condizioni è associata alla presenza di quella particolare specie animale, razza, di quella specie vegetale, di quella razza animale, anche di stesse tecniche di coltivazione, quindi di impatto, di antropizzazione dell'uomo su quello specifico ecosistema. Questo significa negare gli sviluppi scientifici? No, significa adattare quella tradizione ai nuovi progressi scientifici e quindi creare delle figure di tecnologi che non sono più i coltivatori custodi, ma sono dei tecnologi degli ecosistemi che vivono, operano, lavorano, producono all'interno di un ecosistema specifico, sfruttandone in modo razionale, in modo sostenibile, ciò che questo ecosistema produce. Ecco che allora il conservatorio di etnobotanica di cui faccio parte, piuttosto che le varie aree protette, non hanno più solo il compito di dire io raccolgo i termini della tradizione, io preservo, nelle aree protette c'è scritto non puoi raccogliere, non puoi costruire, non puoi edificare, non puoi cementificare, non puoi deviare un corso, ci sono una serie di divieti, ok? Poco si dice invece sulla promozione di ciò che può avvenire all'interno di un ecosistema. Facciamo per fare un esempio, Parco della Sila, così come Parco del Pollino. L'area del Parco del Pollino coinvolge anche delle aree produttive, ok? Produttive in termini zootecnici, in termini agricoli, ok? Il parco non può dotarsi solo di sistemi di protezione e quindi delle liste rosse, non puoi raccogliere quello, non puoi coltivare quello, non puoi andare lì e quant'altro, ma può, deve e promuovere invece delle attività che portano alla produttività specifica sfruttando quegli specifici ecosistemi. Ed infine effettua il rinnovo dei semi e di specie erbacee conservati nelle banche del germoplasma. Questo della banca del germoplasma, guardate che è un mio pallino da una vita e mezza, virgola due, perché noi siamo una delle quattro regioni in Italia che non ha una banca regionale del germoplasma. Esistono delle banche del germoplasma specifiche, ce n'è una sugli ulivi, una sugli agrumi, forse qualcuna sulle viti, qualcosa così, ma non esiste una banca regionale del germoplasma per conservare delle specie che sono nostre proprie. Voi lo sapete che in Sila esistono 12 specie di aglio, 8 delle quali sono endemiche, significa specifiche della nostra terra. E voi lo sapete che la maggior parte degli chef stellati utilizzano queste specie per fare dei piatti che poi si vendono a botta di centinaia di euro il solo piatto? E questo è sfruttamento di un ecosistema, è un servizio ecosistemico, ma se il servizio ecosistemico è in qualche modo normato, è in qualche modo, come dire, protetto e promosso, se una specie di aglio, cioè facciamo per fare un esempio, poco tempo fa, ed è un'occasione per ricordarlo con affetto, è morto il fondatore dell'orto botanico della nostra università, che è il professore Cesca. Al professore Cesca è stata dedicata proprio una specie di aglio endemico della Sila che si chiama Allium Giulianum. Cesca si chiamava Giuliano di nome e i suoi allievi gli hanno dedicato questa specie di aglio. Ma questa specie, proprio per la sua carattere di endemismo, cioè, vive in piccole popolazioni. Se lo chef stellato della pesca quale mi dice di raccoglierne e me la paga a qualche mila euro il chilo,
c'è qualche spregiudicato che dice che non si può vivere onestamente, che in qualche modo va e la raccoglie. Questo è il motivo per cui anche nella legge nazionale che regola la raccolta delle specie spontanee, mi auguro in quella calabrese che ancora non è venuta alla luce ma che dovrebbe venire, esisteranno dei corsi in cui dice che la raccolta dello spontaneo in qualche modo deve essere normata perché evidentemente ci manca quella coscienza di dire: io rispetto l'ambiente per come è, in funzione del fatto che questo mi dà da vivere. Ma se questo non mi dà da vivere, io mi allontano da quell'ambiente. E la migrazione di cui parlava il collega, che è una migrazione, diciamo, in una macroarea, ok, può essere considerata una migrazione anche specifica. Parliamo dello spopolamento delle nostre montagne. In Italia, tra il 1951 e il 2019, i comuni montani sono passati dal 17,5% al 12,1% di residenza rispetto alla popolazione totale. Cioè significa che molta parte della popolazione montana ha abbandonato le montagne. Questo perché? Per difetto di reddito, perché la redditività dell'agricoltura di montagna è una redditività molto bassa. Ecco che allora tutti, per esempio, i sistemi agropastorali, i sistemi culturali e quant'altro, necessitano di quei sostegni che bisogna ottenere, proprio per cercare di valorizzare invece quella particolare agricoltura e quella vita. Perché? Perché se lo spopolamento della montagna provoca, come dire, la fine di quella figura del contadino custode che serviva per regolare, per esempio, la dinamicità di un pascolo o la dinamicità di un'area culturale come può essere quella delle nostre montagne, anche dei nostri parchi nazionali, significa che quell'ecosistema si depaupera e si, come dire, si riadatterà in una maniera che probabilmente va nella direzione della perdita di quella biodiversità che abbiamo definito come l'elemento fondamentale che ci serve per migliorare, per dare origine a quell'aspetto di sostenibilità che abbiamo identificato come paradigma di uno sviluppo concertato fra sistema economico, sociale e ambientale. Esistono, cioè, la possibilità di sostegno o comunque di contrastare lo spopolamento della montagna? Esiste questa possibilità attraverso tutta una serie di funzioni. Non ve le leggo tutte perché il tempo comincia ad essere tiranno da questo punto di vista, però esistono delle forme di finanziamento e di sostegno che dobbiamo tenere in considerazione e che dobbiamo pensare non solo come il solito fondo a pioggia che cerchiamo di recuperare per cercare di fare in qualche modo reddito su un'azienda di montagna che in qualche modo si trova in difficoltà, ma che dobbiamo recuperare per cercare di rivalorizzare quella parte di agricoltura, di pastorizia, di vita in montagna, di ambiente montano, che come ecosistema di montagna si trova la sua attuazione anche poi sugli ecosistemi, per esempio, di pianura. Guardate bene, la migrazione del 5% della popolazione dai luoghi di montagna ai luoghi di pianura significa impatto sull'urbanizzazione, sulla cementificazione, sulle attività che non sono più di tipo agreste, agropastorale, ma sono attività di tipo industriale, che quindi impattano negativamente in qualche modo con l'ambiente. Quindi il dare valore e reddito ad un ambiente come quello montano serve per dire: io valorizzo e sostengo non solo le popolazioni che li vivono, ma valorizzo e sostengo l'ambiente che in qualche modo mi circonda. Un esempio di questo un esempio di come poi esiste una modalità anche
come dire, sociale di far questo è proprio l'agricoltura sociale. Mi fa piacere della presenza di Pierluigi Bellini oggi qui con noi, perché voi in questa diocesi avete una cooperativa sociale di interesse, che è quella verso l'altro, che in qualche modo sottintende questi che vedete che sono gli scopi specifici di un qualcosa che, oltre a dare reddito, comincia a diventare anche qualcosa di inclusivo, qualcosa in cui le comunità che una volta erano comunità ridiventano comunità. E questo è fondamentale, perché all'interno di un ecosistema ogni singola comunità rappresenta un aspetto importante di quello che è la vita dell'intero ecosistema, e come abbiamo visto questo si ripercuote su tutto il resto che gli sta in qualche modo appresso. Quindi mi avvio pure io alle conclusioni dicendovi che abbiamo detto che la conservazione della biodiversità rappresenta in qualche modo il paradigma principale di quello che deve essere e può essere l'aspetto legato alla, come dire, ad un rapporto che esiste tra l'azione sociale e l'azione ambientale, che passa necessariamente attraverso, come dire, una cosa economica, e quindi attraverso il paradigma della sostenibilità, quindi di pensare a quella che è una biodiversità economica, e quindi valutare come è possibile sfruttare ogni elemento, promuovere ogni elemento della biodiversità per sfruttarlo attraverso un'economia sostenibile. E non ultimo, il concetto del rapporto tra biodiversità e salute, che oltre a essere quello diretto in qualche modo, diventa quello indiretto, cioè nel senso di dire, noi dalla produzione di biodiversità riusciamo a prendere una serie di elementi che ci aiutano a mantenerci in ambito salutistico. Pensate alle piante medicinali, ma pensate alle piante alimentari, che hanno un impatto salutistico molto importante, e pensate al fatto che la perdita di biodiversità si ripercuote in un ambiente complessivamente meno salubre per quanto riguarda gli individui. E vi lascio con una piccola poesia di una mia amica, oltre che essere una nostra collega, che è Sonia Vivona, che è una poetessa del territorio cosentino, e che ha dedicato un bellissimo brano alla nostra terra, di cui leggo solo l'ultimo verso, che dice: terra di confine, anima inquieta, ti dipane tra stridenti contrasti alla ricerca della tua libertà. E questa è la nostra realtà, e vi ringrazio. Grazie di cuore Giancarlo, grazie di cuore Marcello e Giorgio. Mi ritrovo con le suggestioni che avete offerto, mi ritrovo proprio nell'ultima espressione, perché con quello che hai detto tu, Giancarlo, riesco a capire dove vivo. Ora capisco perché il parco entra in tutte le discussioni di cui ci hai resi edotti. E a Marcello dico, lo ritrovo nella seconda parte, negli stridenti contrasti alla ricerca della sua libertà, della tua libertà, perché la parte che ci ha fatto Marcello è quella che ci aiuta ad andare verso la libertà. E vi ringrazio veramente di cuore. È previsto un caffè break di una decina di minuti, così ci riprendiamo e lo consideriamo un aperitivo, questo caffè, e dopodiché ascolteremo il dottor Iacino, ci dirà qualcosa anche lui, perché a lui avevo chiesto questo ed è venuto dalla Magna Grecia per questo motivo. Grazie Enrico. Allora, riprendiamo un attimino. Nell'impostazione della giornata vi avevo anticipato che avremmo concluso, poi vediamo se c'è qualche domanda, avremmo concluso con l'intervento del dottor Iacino,
dell'Università Magna Grecia. Quindi, come vedete, questa lezione è stata costruita per i due pezzi di relazione dall'Università della Calabria di Acavacata e chiude con la testimonianza, diciamo, Enrico Iacino, che è ricercatore alla Magna Grecia di Catanzaro. Quindi abbiamo le università calabresi comunque presenti e disponibili. Ecco qui. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Mimmo ovviamente mi carico ogni volta di queste aspettative. Il mio non è sicuramente un intervento che può essere configurato come un intervento alla pari degli illustri colleghi che ci hanno davvero aperto due mondi diversi, che sembrano all'apparenza così diversi, la socialità, no? L'ambiente, ma che in realtà diversi non sono. Mentre parlavano, ho appuntato alcune cose, quindi mi scuso se mi troverò a leggere, però il fatto di venire dopo di loro mi dà l'obbligo, no, di cercare di sbagliare poco, ok? Di fronte ai professori bisogna sempre cercare di sbagliare poco. Diciamo che qualche giorno fa, quando sono stato contattato da Mimmo per venire qui nel leggere quale sarebbe stato il tema dell'incontro odierno, non ci ho pensato due volte, mi sono detto: Enrico, devi trovare un modo di esserci. Ho chiamato la babysitter stamattina, ho detto: guarda, ho bisogno di te, perché c'è la mia compagna, era in ospedale, che faceva turno, io dovevo stare con la bimba. Ho detto: no, te la tieni tu, perché devo salire a Castrovillari. Certo, le tematiche affrontate non lesinano in stimoli di conversazione, ma sinceramente, come dicevo, dopo aver avuto l'onore di ascoltare le lezioni magistrali del professor Stati e del professor Marcello, diciamo che interventi così lucidi in realismo quanto visionari nell'immaginare un nuovo corso nella relazione tra uomo, ambiente, società, beh, il mio punto di vista apparirà forse troppo ingenuo e scolastico. Mimmo lo sa, vivo assoverato da quasi 10 anni ormai, ma le mie radici affondano qui vicino, nella terra di Arberia, Cervicati, Mongrassano, tutta quella zona lì, nelle campagne di Cervicati, abitano i miei, e quindi diciamo che il tema della terra e dell'ambiente lo sento particolarmente vicino a me, nonostante il fatto che in università io sono un biochimico clinico, quindi mi occupo di tutt'altro, mi occupo più che altro di salute umana e non di temi specificatamente propri dall'ambiente. Diciamo che nell'arrivare qui stamattina, quindi partendo da Soverato, ho percorso mezza Calabria. Sono partito con il sole che si specchiava nel basso Ionio Catanzarese, sono passato attraverso l'Istmo di Catanzaro, la striscia di terra, la striscia di terra tra Tirreno e Ionio più stretta dell'intera penisola italiana. Sono poi risalito verso la Presila, lungo la Valle del Savuto, poi Cosenza, la Valle del Crati. Ho lasciato sulla mia destra l'antico splendore della Magna Grecia e sono tornato a salire per trovarmi al cospetto della maestà del Pollino. Ebbene, quanta biodiversità direbbe Giancarlo se fosse rimasto, quanta meraviglia in questo viaggio, quanta bellezza. Ma basta tutto questo a farci stare bene? No, non basta. E non basta perché se durante questo viaggio, il viaggio di 1 ora e mezza, o poco più, avessi più volte fermato la macchina e mi fossi messo a guardare con attenzione quello che di volta in volta veniva a circondarmi, avrei notato le tante troppe offese che per anni abbiamo messo in atto e che ancora perpetiamo nei confronti di questo pezzo di creato che chiamiamo Calabria. Il miraggio di un'industrializzazione di stampo post-fordista in una terra che non era culturalmente strana, si è risolto in capannoni costruiti e abbandonati. L'illusione di benessere data dal consumismo plasticamente affermatosi nei centri commerciali ha disseminato di rifiuto ovunque. Il voler considerare i rifiuti un qualcosa da nascondere e non da gestire, appunto da nascondere, e ha avvelenato i nostri fiumi e i nostri mari. Ma la stessa idea di Calabria
La stessa idea di Calabria, vista come solo terra di turismo, l'idea di quella California italiana che ciclicamente viene proposta per colmare la differenza di PIL tra la nostra e le altre regioni, non è che a mio avviso la riproposizione incipriata di quelle stesse logiche di sfruttamento e di non crescita che hanno caratterizzato la nostra storia recente e meno recente. La verità è che spesso le soluzioni calate dall'alto non danno i risultati sperati, che non esistono ricette di sviluppo infallibili. Servono forse soluzioni altre, creare opportunità di crescita orizzontale che portino alla messa in relazione proprio la storia dei nostri luoghi, la cultura delle nostre genti, la bellezza dei nostri territori, la tipicità dei nostri prodotti agricoli. E serve anche, e forse soprattutto, che i nostri centri del sapere, le nostre università, si spendano in azioni di indirizzo, che diventano attori protagonisti di questa crescita integrata. La verità è che spesso sentiamo dire la Calabria è bella, ma non ci vivrei. Però nella Calabria noi viviamo. La Calabria è la terra in cui lavoriamo, sogniamo, amiamo. La Calabria è quel luogo fisico e mentale per cui lottiamo e che ci spinge a dare ogni giorno nel nostro piccolo il nostro meglio per poter far sì che restare qui, a volte tornare qui, io sono stato quasi tre anni a Londra e quindi la mia scelta di tornare è stata una scelta consapevole. Dicevo che per poter far sì che questo restare, questo tornare possa risplendere della consapevolezza di aver fatto la scelta giusta. Io penso che queste piccoli incontri che disseminano, no, di segnali che possano in qualche modo permetterci di guardare al futuro con una maggior consapevolezza e con un maggior impegno, cercare appunto di impegnarci per cambiare un po' la rotta e non stare sempre ai confini di quell'impero in maniera supina, ma alzare la testa, guardarci negli occhi e dire che insieme, no? Partendo anche da questi appuntamenti di Mimmo, ce la si può fare. Tutto qua. Grazie. Grazie Enrico. Se rispetto alle cose che abbiamo sentito da stamattina alle 10 e ci sono delle domande, delle suggestioni, ponete tranquillamente il vostro pensiero, c'è ancora Giorgio Marcello che magari ci ascolta e sicuramente poi ci aggiunge qualcos'altro di suo e ci risponde. Quindi sentitevi a casa, qualunque domanda vogliate fare. L'avvocato Anzani. Dando troppo del tempo a disposizione, che ovviamente credo che sia poco, io voglio esprimere un ringraziamento ai relatori presenti, anche al relatore che è appena andato via, perché le relazioni sono state particolarmente affascinanti, insomma, hanno creato veramente, credo nell'uditorio, un'attenzione anche per la verità, una consapevolezza, insomma, notevoli. E voglio riprendere un attimo alcune argomentazioni che, partendo dall'autore Latour, che è stata citata prima, fanno riferimento appunto alla necessità di costruire dei paradigmi generativi, nel senso che a fronte della situazione che lei ha illustrato, paragonando praticamente la nostra situazione a una sorta di Titanic, praticamente elite sempre più ristrette, ha detto, che detengono praticamente la ricchezza, processi redistributivi che sono totalmente assenti, anzi concentrazione delle risorse e ricchezze in mano a pochissime persone e quindi grandissime disuguaglianze, grandissimi squilibri economici e sociali che mettono insieme chiaramente sullo stesso piano l'emergenza ambientale e l'emergenza sociale come due facce di una medesima drammatica realtà.
Ecco, volevo chiederle, a proposito di questo paradigma generativo, di cui anche l'autrice che ha citato, appunto, io chiedo che si tratti di lavorare molto su questo. Io vedo che la nostra Costituzione, all'articolo 41, è stata recentemente innovata, nel senso che accanto, quando si dice l'iniziativa economica privata libera, è libera, ma non deve essere in contrasto con l'utilità sociale e non deve recare danno alla sicurezza e alla dignità umana, già questo termine, la dignità umana mi sembra particolarmente importante, ma è stata emendata recentissimamente aggiungendo due termini, non deve creare danno alla salute e all'ambiente. Bene, questo principio mi sembra particolarmente importante, è particolarmente importante che sia contenuto nella nostra Costituzione repubblicana. E però il problema che rimane sempre è quello praticamente delle politiche dei nostri governi, non mi riferisco soltanto a un governo nazionale, ma anche le politiche dei nostri governi per un verso e i risultati, per esempio, i risultati dell'Agenda 27 organizzata dalle Nazioni Unite mi sembrano particolarmente deludenti rispetto alle aspettative che noi avevamo, e anche gli obiettivi che i governi sono posti di riduzione della temperatura di un grado, oppure per esempio anche a livello europeo del fatto che l'alimentazione delle nostre autovetture non sia più al gasolio o utilizzando appunto delle fonti come quelle già nel 2030 o gli obiettivi del 2050. Mi pare che purtroppo i nostri governi stiano facendo troppo poco, ed è vero il discorso che noi interveniamo quando abbiamo già perso e che potrebbe essere già tardi. Allora il punto qual è? Le risposte dei governi sono ancora assai insufficienti. Lei ha parlato a proposito dei paradigmi generativi, della possibilità che praticamente delle persone si riuniscano, cominciano a discutere e si crei quindi una coscienza politica nuova e assolutamente diversa. E che poi questa coscienza politica, però ho aggiunto un altro passaggio, ho detto questa coscienza politica si traduca in articolazioni politiche. Cioè io non vedo un partito in Italia che abbia effettivamente fatto proprio, questa necessità, cioè praticamente di coniugare l'emergenza ambientale con l'emergenza sociale, l'emergenza ambientale con la lotta alle disuguaglianze e agli squilibri economici. E comunque sono convinto che se non c'è una domanda sociale che parte dal basso, quindi se sensibilizziamo e facciamo crescere una coscienza politica diversa, maturando praticamente le cose che abbiamo detto e anche la gravità dell'emergenza, l'urgenza delle situazioni che stiamo vivendo. Ma se questo non si traduce in una domanda sociale forte di controllo che costringa i governi ad intervenire in un certo modo, a coordinarsi, le istituzioni comunque ad operare a diversi livelli, non solo a livelli nazionali, ma a livelli sicuramente sovranazionali, europei e mondiali, se non si arriva a questo livello noi non riusciamo ad affrontare la situazione. Cioè, credo che l'unico movimento è stato quello degli studenti del Fridays for Future, ma dopodiché non mi pare che ci siano grandi movimenti che facciano emergere la gravità, l'allarme della situazione. Lei ha detto sostanzialmente la guerra mondiale a pezzi, chiamando la posizione del pontefice, ma appare quasi una posizione, sia pure altissima autorità da cui proviene, ma una posizione, cioè la necessità quindi di costruire la domanda sociale, di organizzare il controllo sociale che assolutamente determinante ai fini di quegli effetti, di creare un paradigma generativo. Io vorrei che su questo lei, se potesse, ci aggiungesse qualche altra annotazione. Grazie. Grazie Adolfo. Grazie Adolfo. Se c'è qualche altra domanda, la raccogliamo. Ringrazio intanto per il richiamo all'articolo 41 della Costituzione. Ignoravo il fatto che fosse stato
emendato nel senso che ci diceva, è una cosa enorme. Condivido evidentemente tutte le considerazioni che sono state fatte, sono considerazioni che richiederebbero da parte nostra la pazienza di avviare un confronto che possa alimentare una ricerca in grado di distendersi nel tempo, perché sono questioni veramente enormi. Limitatamente allo spazio della riunione di stamattina, mi pare di poter dire questo, che il lavoro necessario per provare ad alimentare il cambiamento di paradigma evocato dalla Tour richieda da parte nostra la fatica di ridefinire l'immaginario della libertà. Cioè, che cosa intendiamo noi oggi per libertà? Lungo tutto il percorso storico della modernizzazione si sono articolati due linguaggi diversi e alternativi sul tema della libertà. Il linguaggio dominante è quello della libertà come autoreferenzialità radicale, come massimizzazione delle opportunità disponibili, ed è l'immaginario della libertà che sta determinando tutte le conseguenze disastrose di cui si parlava stamattina. E il linguaggio della libertà, che per esempio anima dal di dentro tutti i meccanismi di condizionamento della struttura desiderante delle persone attraverso i dispositivi pubblicitari. Ci sono delle pubblicità da questo punto di vista, io mi diverto ogni anno a decostruirle con gli studenti in aula, no? per dire, c'è la pubblicità di un prodotto che viene accompagnata da uno slogan secondo cui nothing is impossible. Nothing is impossible, niente è impossibile. Oppure la pubblicità di una linea di prodotti telefonici che dice immagina, virgola, puoi. Ecco. Questi messaggi veicolano in forma autoritaria, perché il linguaggio della pubblicità è un linguaggio autoritario, in quanto è assolutamente unidirezionale e discendente, condizionano in maniera terrificante l'immaginario della libertà, orientandolo questo immaginario nel senso di una libertà come autoreferenzialità radicale. C'è un altro modo alternativo di elaborare il linguaggio sulla libertà, una modalità residuale lungo il percorso storico della modernizzazione, ma che però è necessario riprendere per andare verso quel paradigma generativo di cui si parlava stamattina, ed è la libertà come intersoggettività. Io mi libero veramente nella misura in cui la ricerca della mia libertà passa attraverso la costruzione intenzionale di possibilità di vita buona per chi mi sta accanto. Non posso sentirmi libero se mio figlio raggiunge i livelli più elevati dell'istruzione mentre il figlio del mio vicino di casa lascia la scuola anzitempo. Allora, questo richiede proprio il cambiamento radicale del modo di guardare il mondo, e richiede la interiorizzazione del fatto che noi siamo interconnessi e nessuno si salva da solo. E mio figlio si libera veramente nella misura in cui anche il figlio del vicino di casa possa usufruire delle sue stesse opportunità. E allora tutto questo richiede la consapevolezza che in un tempo di frammentazione crescente occorre dedicarsi intenzionalmente alla tessitura di legami che siano in grado di dare senso alla vita e opportunità di vita buona per tutti. E
l'esperienza che racconta Latour nel suo libro, quella dei circoli di alimentazione della coscienza politica, va un po' in questa direzione, cioè nel senso di provare a mettere in piedi dei luoghi dove le relazioni vengono tessute intenzionalmente, dove insieme si prova a fare questi ragionamenti, a partire da domande semplici, a partire dal riferimento a quali sono le risorse materiali e simboliche che ci permettono di vivere, e a partire anche da una riflessione legata alla vita e che faccia emergere che cosa siamo individualmente insieme disposti a fare per difendere le risorse materiali e simboliche che ci permettono di costruire orizzonti di vita buona. La speranza è che un lavoro del genere possa nel medio e nel lungo periodo produrre effetti istituenti, cioè effetti capaci di retroagire a livello di ciò che è istituito e quindi anche a livello del funzionamento della politica, per esempio. Credo che sia davvero l'unica prospettiva perseguibile che riforme sensate possano prodursi secondo un vettore diverso dall'alto verso il basso. Mi pare estremamente difficile che questo possa accadere. Più facile che aggregazioni diffuse sul territorio nel medio e lungo periodo possano produrre effetti in grado di andare dal basso verso l'alto. Ma il discorso andrebbe ripreso e sviluppato, ma magari lo facciamo in un'altra puntata se ne abbiamo la disponibilità. Grazie Rocco per la domanda, grazie Giorgio. Grazie a voi per la pazienza. La giornata si conclude così, grazie perché siete stati presenti e molto interessati, perché lo si coglie dagli sguardi, lo si coglie da ciò che esprimete con quella che si chiama fisionomica. E noi ci rivedremo qui, se Dio vuole, il 25 di febbraio con una lezione a due voci, perché come impostazione abbiamo deciso di fare in questa maniera, perché se immaginate che ci azzoppino qualche volta uno dei relatori, poi chi parla, chi ce le dice le cose. Da due voci, stavolta è necessario però perché abbiamo il tema che è costruire la pace in un mondo di guerra, lo abbiamo scelto, lo dicevo stamattina al professor Giorgio Marcello, perché il 4 c'è una marcia della pace qui a Castrovillari, costruita dalla diocesi come iniziativa, e noi come ufficio abbiamo trovato la persona che ci condurrà un po' nei pensieri, che è una collega di Giorgio, però di Unibari, dell'Università di Bari, si chiama Gabriella Calcicchio ed è una docente. Il tema lo facciamo a due voci perché abbiamo bisogno di un esperto che conosca il mondo della produzione delle armi, gli interessi che ci stanno intorno, le tecnologie che utilizziamo, i trattati, e la voglia di fare questa lezione così è nata anche dal fatto che in questi ultimi periodi ho letto un libro su atomica e non violenza, dove praticamente, come vi ho accennato stamattina, si ritiene che sono l'atomica da una parte e la non violenza dall'altra sono le due armi di questo secolo. Per cui un tecnico ci parlerà di tutto questo mercato delle armi e dello scenario che speriamo non abbiamo mai a vedere. E poi un prete teologo e biblista ci parlerà degli aspetti della non violenza collegati all'ANSA, collegati a Gandhi e collegati a Gesù Cristo. Quindi non potevamo che farlo a due voci. Tenteremo di aprire anche alle scuole e vediamo che cosa accade, ci impegneremo di più, perché purtroppo poi ad ogni lezione, o l'emergenza mente, o il Covid e i postumi, finisce che dai 25 iscritti ce ne troviamo 5-6. Non intendiamo recedere, non intendiamo abbandonare, continuiamo a remare, perché io credo che dopo gli incontri di questo tipo ce ne andiamo più ricchi per le idee e forse capiamo come muoverci dal momento successivo in poi, e ce ne andiamo anche più ricchi sulle relazioni perché conosci pezzi di città. E ringrazio
gli appartenenti all'Associazione della Polizia di Stato, conosci pezzi di città che non avresti mai immaginato, quindi diciamo tentiamo di costruire relazioni. L'aiuto e la mendicanza la stiamo chiedendo un po' a chiunque abbia voglia, e già per esempio nell'ufficio teniamo persone, c'è la dottoressa Stugnolo che è un'esperta di sanità di territorio, quando parleremo di sanità avrà ruolo, quindi tentiamo di costruire una rete che ci permetta poi di fare il lavoro che diceva Giorgio stamattina, ma successivamente ribadito nella risposta ultima. Tentiamo di creare dal basso, se non lo facciamo noi non mi pare che lo facciano altri, con tutto il rispetto per i ruoli di ognuno. Tutto qua, quindi grazie ancora, buon rientro a casa. Ciao.